che ovviamente la divisione minori, e alle persone particolarmente sensibili. Iariana. Sciamano metropolitano e Sono un insegnante di sciamanista col peyote nel veretano Ma che te sei fumato? Quindi quando noi mangiamo un piatto di riso, per esempio, stiamo mangiando un piatto pieno di essere e punitivi. Nazzi pecani impazziti di plastica vestiti, luce amore. Vuoi giocare al dottore? cerca di conforto In pseudoscienza ci sei morto lo il al medioevo ma il viso non lo vedremo l'esistenza degli extraterrestri Intanto tra la figa e tanta ma ti mettono a novanta l'omeopata si è andato e lo zucchero hai comprato da noi le del mare. alchimista della nuova era nel a ieri sera Darchettone disadattato si sì. fa ah, no non t'ha questa pianta non satana stata nome di Pinocchio malato e cerca di cercare i conforti pseudoscienza ci sei morto voleremo al medioevo ma il bici non lo vedo farti due risate e ascolta la terra è piatta e stazionaria A dire a Luca Sadaka e al gruppo di La grande Voglio fare il Buddha che qui ci sono degli uomini che amano le proprie missioni corporali. Così ci accontentano, gli diamo la caramella e forse stanno zitti. Buonasera, buonasera! Hai fatto la sigla col display? No. Sì, certo, Luca. Ok, allora ero che mi stavo a fare i cazzi miei. Ci siamo? Ci, Ci sentite? Com'è l'audio, signore e signori? Ma siamo rossissimi noi. Siete rossi. C'è cioè Kelvin sparatissimi. Va bene, poi adesso so te li sistemo, belli. Luca. Buonasera. Mm. Buonasera. Buonasera, Buonasera. A tutti. Intanto abbiamo un ospite. Vedo... Allora, abbiamo due ospiti sulla stessa colonna. Il primo è lui. Io sono Paolo. Mauro Starport sono io di crisis in comics benvenuto ben trovato grazie e poi abbiamo eccolo qui abbiamo andrea dottor danger oh. anche lui gestore di crisis in comics allora non so se vuole fare andrea gli onori di casa o ciao Erika allora eh, a me alzami un pochino a lui abbassano un pochino che cosa? Lui è altissimo l'ospite da lontano. Sì, Luca, non, hai, non, hai, non stai guardando quello che esce di là. Non ti preoccupare, faccio io la regia, fai il tuo. Allora, volete, volete presentare voi la vostra attività, eh, le vostre. Insomma. Eh, L'attività della vostra fumetteria o chi, chi di voi due vuole presentarla? Mauro. Allora. io? Vai, Andrea. Vai. And Ok, allora Crisis in Comics è una pagina che è nata esattamente due anni fa e per parlare di fumetti americani, soprattutto, soprattutto focalizzandoci sugli anni 80 e 90 che sono le nostre ere preferite. E parliamo in realtà poi in maniera molto ampia di fumetto, parliamo spesso anche di manga, abbiamo parlato di fumetto italiano. Parliamo in realtà un po' di tutta la realtà che è quella del fumetto contemporaneo e un po' un occhio alla nostalgia, diciamo, rispetto alle produzioni attuali. E poi, in parallelo, esiste la nostra fumetteria, che è Galactus Ciampino, di cui però può parlare meglio Starpork, direi decisamente, perché la gestisce lui. Ma dai, Galactus? È Galactus Ciampino, Ma sì. vi ho telefonato? Potrebbe dare, sì. Perché cercavo lo Scambas. Ma può essere che hai parlato con me, non lo vero? a onore del vero, potresti aver parlato con gli altri due Galactus perché siamo una catena con tre punti vendita. Quindi noi siamo quelli di Ciampino, puoi aver parlato con Tuscolana e Tiburtina Toscolana. Ah, ok, allora no. Allora, hai... se chiamavi me ce l'avevo lo scamas. Ma, comunque questo è. Pure mi e lasciamo perdere. Sì. Comunque abbiamo una fumetteria, la gestisco io a, a Putta Ciampino, se no, non si chiamerebbe Galactus Ciampino. E sì, quello, Quindi io, i miei fumetti per me sono sia passione che, che lavoro, insomma. Ma se avete una fumetteria, più di una fumetteria insieme, perché oggi siete divisi? Uno qui e uno non so dove. Il primo motivo è che viviamo in due posti diversi. Io vivo a Ciampino per l'appunto perché la vita, l'universo e tutto quanto mi hanno portato a scendere a Roma e farmi una famiglia lì. Mentre il mio buon fratello è rimasto a Albenga, che è la nostra città natale, in Liguria. E purtroppo oggi è un equip causa un disguido con i treni. Eh, non, non, non penso che sia il caso di approfondire. Però diciamo che è impossibile raggiungere Milano partendo dalla Liguria eh, tramite treni, ci sono più i treni che un drammatico. Di disguido. No, infatti, eh. e quindi ha dovuto mettersi in collegamento. Però insomma, cioè ce l'abbiamo più o meno fatto. Bene. Bene, bene, Luca. Fai un'introduction una piccola serata. introduction. Beh, eh, che dire, eh, ho conosciuto la pagina da poco, okay. molto banalmente, eh, perché mi sono accorto anch'io che c'era qualcosa che non sta proprio funzionando come dovrebbe, soprattutto nelle serie TV. Cioè, se io proprio devo certo. dire, dico due nomi che ne so, Netflix e Amazon, <ride> ha, hai detto le un sacco di nomi dentro questi, però sì, cioè. Certo. Ok, e, e poi ho visto che anche a livello di fumettistica però, sta cosa, soprattutto negli americani, yes. non funziona tanto. E mentre criticavo in, a caratteri un po' generali certa roba, ci sono state una serie di persone, di gruppi appartenenti a, a fumetti che si sono incazzati perché dicevano: Ah, tu hai usato come reference quelli di eh, Crisis. In È bello sapere che siamo importanti. Eh, che... Ci e usano come mi... reference <ride> e la mia risposta è stata ah, sì, mm. e molli in dire niente. Vaffanculo, fantastico, ottimo, ottimo metodo. <ride> mi sembra sì, certo. Ca capisco e condivido pienamente, Luca. Il tuo, il tuo parere. Sì, e, e se la domanda è come mai succede questo, è una domanda difficile. Se mh, la domanda è questo succede perché molti lo stanno negando, la risposta è assolutamente sì. Succede come? Siamo di fronte nelle serie tv, nei film, nei libri, nel, nei fumetti, ma in generale a tutto quello che è cultura del mondo nostro occidentale, a un fenomeno che non credo che nessuno sano o eh, imparziale possa, possa ignorare. C'è chi lo chiama on data woke, chi lo chiama social justice warriors, potete chiamarlo come volete, chi lo chiama io odio il, museo, il termine dittatura. No, Ognuno lo no, no, senso. Ok, no, perfetto, grazie. Eh, però sì è palese e si vede in qualunque produzione, in qualunque grande produzione di oggi, perché se l'indipendente rimane per l'appunto abbastanza libero, nelle grandi produzioni è molto difficile vedere qualcosa di super originale, perché sembra che siamo passati da voler eh, stupire il pubblico, divertire il pubblico come priorità, a voler cercare i box e basta in una produzione, quindi un'opera uh, un deve avere per forza degli elementi e non può per forza averne altri. Sì. E, lo possiamo vedere in qualunque esempio credo che il più recente ed evidente sia la nuova trilogia di Star Wars di cui possiamo parlare quanto volete parlare o, o sparlare mh, credo che siano dati oggettivi allora, alzi la mano a chi ha fatto cacare proprio cacare a spruzzo Beh, il primo episodio <ride> era salvato, accidenti da... allora io racconto sempre Bravo. questa cosa racconto questa cosa perché fa ridere io credo che il mio momento in cui proprio ti si spezza la cosa, no? in cui dici che cavolo, sia stato episodio 7. Perché io da fan di Star Wars da sempre, da bambino, ricorderò per sempre, cioè questa la racconterò quando sono sul letto di morte, questo gruppo di 25 amici che avevamo fatto, andiamo a vedere, ragazzi racconteremo a tutti episodio 7, vi rendete conto, cioè il ritorno di Star Wars, entro nel film e esco una persona diversa. Per peggiore, una persona peggiore perché mi si era spezzato qualcosa. <ride> cioè, è, è stato un, un, un incubo. Cioè, l'episodio 7, addirittura. Perché è, cioè, io ho aspettato vent'anni da eh, lettore di fumetti, lettore di novelle. Ah, Ovviamente. Lettori fanno anche un eh, universo espanso. E lo fanno universo espanso. Ma la cosa di cui ho parlato ho detto, ragazzi, chissà che figata le nuove navi, i nuovi Jedi, i nuovi tutto. E non c'è niente. Beh, c'è Ray. Già. Ray è un ottimo esempio di cosa c'è che non va Perché Ray è, credo, il perfetto archetipo del personaggio che in teoria è oh, Ci hanno fatto un ride, grazie Lilanto on Twitch Ho letto, Mac, che parli di Goth Stai fermo lì che arrivo anche a te Comunque, eh, Ray è il tipico personaggio che non, non potrebbe esistere se ci fossero scrittori competenti no. Perché non può esistere un personaggio che non ha un percorso che nasce su un pianeta desertico, ma sa nuotare, sa guidare il falcon, sa parlare il wookie, eh, sa usare la forza meglio, meglio di... Degli meglio degli sviluppa poteri della forza che non, non esistono, esistono no? cura le persone, resuscita le persone, fa tutto, cioè, non può esistere un personaggio del genere, perché non è cioè, l'idea del percorso delle dell'eroe, del personaggio che cresce, con i suoi difetti, eccetera, non ce la siamo inventati ieri, esiste da quando esiste l'Iliade, dannazione e tu adesso tu Disney prendi Star Wars che non è un brand del cavolo e fai questo come protagonista e come nemico Kylo Ren che forse era la cosa migliore dell'episodio 7 e viene disperso e distrutto nei sì. due episodi dietro io farevo, mi fai cioè, sempre. Che era ma... bello come particolare no? quando si incazzava. A differenza di, di un ex jedi come Darth Vader, che stava calmo. No? Me lo diceva proprio Luca, che era molto meditativo. Esatto. E quindi era una, una cattiveria meditata. Lì invece era proprio passione. Ma perché? Me, me lo, secondo me è stata una scelta giusta. è stata la cosa che io ho apprezzato: Episodio 7. Cioè. Non mi fai Dark Vader 2, cioè un personaggio forte, esatto. sicuro, eccetera. Ma mi fai un cosplayer. In sicuro. Esatto. Cos un cos è vero, è vero. Vuole fare il cosplayer. <ride> Beh, di vu vuole essere suo nonno, no, ma non è in grado perché il potere il suo fine. è a caso, non, non, non controlla le emozioni, eccetera. Benissimo. Questo è il tuo inizio. In episodio 8 me lo sviluppi come un, il cattivo di Aspetta. Spaceball. Aspetta che mi blocco perché abbiamo un problema tecnico. Ho messo un più 10 su di me. Adesso dovrei andare, ecco. forse clip un po' troppo. Vabbè, ci penso io. Dicevo, nell'otto è veramente un personaggio ridicolo. Stiamo parlando di Star Wars, nuova trilogia e nel 9 ha quello che dovrebbe essere il suo arco narrativo, che è completamente a caso, in cui vede il fantasma del padre. Allora torna indietro, combatte i cavalieri di Ren, di cui si è parlato per tre film. Li hanno descritti si sa che cazzo sono. come idee, sono demoni! E poi beh, sono una manica di segaioli che viene sbriciolata. È una in delle scene di combattimento più brutte della, della storia. E non hanno nemmeno una spada, laser, hanno le mazze. Io non capisco che diavolo fosse, non lo sapevo probabilmente mai e muore in maniera inutile con un bacio assolutamente forzato e che nessuno voleva e questa è la fine di, del miglior personaggio della trilogia quindi eh, comunque siamo un andati un po', vedere, po il primo vai vai, sì. vai ospite dici. posso dire che io sono stato invece un illuso episodio 7 mi è piaciuto vale. ho detto sicuramente inseriscono queste cose per poi metterci un sacco di sorprese Ray sarà malvagia Naso Ren diventerà invece un personaggio fantastico e invece no perché poi episodio 8 te lo butta laddove non deve battere il sole ed io pianto quindi su quello do ragione a Star Wars però io ero partito illuso come ero partito illuso quando Disney ha comprato Marvel ha comprato Star Wars e ti ho detto sicuramente sanno lavorare bene e ora mi guardo attorno e ci sono le rovine di queste cose <ride> che sono costantemente. Piangendo. Io mi ricordo anch'io che all'epoca tutti eravamo contenti, perché dicevamo: questa, io, no. io, io ho, detto, ho sempre detto il crossover Torre Topolino. Torpolino, ma io all'epoca dicevo: ragazzi, ma che figata! Cioè, ci sono due possibilità. O fanno dei film brutti e comunque meglio di niente, o fanno dei film belli e siamo contenti. Quanto mi sbagliavo, ragazzi. Cioè, sono riusciti a, a disintegrare una, un marchio, un, eh, un franchise che dura da, da 30 anni ormai. E la cosa che fa ridere è che lo sanno. Cioè, la cosa che, che se vedi, eh, l'ironia della sorte è che Disney stessa ne è conscia perché nelle boh, 15 serie TV che stanno uscendo nessuna è ambientata nella nuova trilogia. Quindi loro sono perfettamente consci che quello che hanno fatto è inguadabile e si attaccano al passato, grazie al successo di Mandalorian, una serie scritta da un team competente. Perché non c'è la Kathleen eh, Kennedy? Filoni, ma hanno preso Filoni, eh. che è più che capace. Cioè, più favori, eh, che è di stelui, lui ah, è l'erede di Ste. Lui è. Se proprio vuoi il mio parere, lui è più bravo di George sì, Lucas. Tanti. Perché ha sviluppato diciamolo, molto diciamolo, di più. I fan odiano George eh, Lucas. Sì, allora il punto è che Lucas è papà, può essere un papà ubriacone, assenteista, che picchia la madre, ma è sempre tuo papà, non gli okay. puoi volere troppo male. Filoni invece è lo zio che ti porta al parco e ti compra lo zucchero filato, esatto. cioè è quello che ha fatto tutto per te, sì. ti ha dato Clone Wars che è una serie bellissima stanno, ti ha, e, e, ti dato, e ti ha dato e in un momento in cui Star Wars era morto perché dopo episodio 9 che è un film che è... Giusto. È riuscito a dargli questo colpo di defibrillatore e riportarlo in vita con Mandalorian, che è una serie di grande livello, la prima serie. Infatti, secondo me tipo, ha tirato fuori il cazzo, l'ha messo sul tavolo e ha detto: Ecco, Da, quello, nenne, che si così dice, si da fare. quello che si dice, che sono sempre rumors, lui ha impedito a Kathleen Kennedy di andare sul set. Io ci credo, lo trovo assolutamente credibile e i risultati li sono visti. Nella prima serie vedo, la seconda serie è già un po' mh, mm, e sulla terza secondo me vedremo un decadimento anche di Mandalorian, ma cerchiamo di essere positivi. Nel frattempo ci sono ovviamente gli altri infiltrati che cercano di fare serie portando acqua al loro mulino, e uscirà questa serie tutta al femminile su Star Wars, che mi chiedo quale sia il sì sì, fatta sempre da, dalla regista di Russian Doll, e sempre una delle fedelissime di Catherine Kennedy, ma come sempre, sembra che diventa una cosa in cui... Star Wars è stato negato alle donne fino a oggi e ora le donne devono riprenderselo con la forza, ma non è così. Mia moglie è una grandissima fan di Star Wars e tutte le amiche che ho sono fan di Star Wars e non ce n'è una che abbia detto: Bello Star Wars, è però la mancanza di personaggi femminili, non gliene frega niente no, non perché non. gli piaceva la storia. Ah, in più, lei la comunque. Che sì, ha la scena in cui è la schiava, ma comunque strangola ehm, eh, Già, già badeata. Eh, comunque è competente con la pistola, è la leader della resistenza. Il terzo film comunque, esatto. va in mezzo al campo di battaglia. In che maniera dovrebbe non essere un personaggio positivo femminile? Lo è assolutamente, è sicuramente positiva lei, di, del generale Oldo, o direi Palpatine, santa miseria. Sì, eh. poi nelle altre ci sta Padme, comunque anche a Midala. Padme è fantastico ah, personaggio, yeah. anche lei è che divisa fra i suoi doveri e il suo amore, è un personaggio che comunque, nonostante la, 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 la serie prequel sia inferiore, è più che godibile. Ci cioè, rendiamo conto che siamo in un'epoca in cui i prequel di Star Wars sembrano bei film, cioè che diavolo Stiamo è successo Stiamo George Jar Jar Binks? Jar Jar Binks? No, no, Binks beh, eh? allora, se, se ah. è lo come Signore dei Sistemi, Esatto, quella è una teoria ma è sì. meglio già Jai Binks di bo, tutti i personaggi minori della nuova trilogia? ah cioè, la, Il generale, quella con i capelli rossi. Il generale Ono. Non, non lo voglio sapere, non, non ha nome quella terribile. cosa. È terribile, Ma anche tutti i personaggi comparsi a caso nell'ultimo film. Cosa eh, che però è fatta da Gwendolyn Christie che io adoro. Fasma. 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 che non fa niente. cioè prese, Cioè presentata come questo capo degli Santupe, non fa nulla, no, non uccide nessuno, non conclude non, 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 niente. Mi no. è piaciuto di più Rogue One? Sì, Rogue One è un bel film. Non mi è dispiaciuto solo. Io solo... Sta là. Solo eh, per è. me è un blocco di tofu. Che tu lo mangi o che non lo mangi, non ha cambiato niente. Esatto, sta là Dici, oh, vabbè, dai. Però solo è stato il canto del cigno, perché solo è stato il film che ha messo il chiodo di baia al, al seguito di film per un bel po'. Sì, sì. sì. E perché non va? Cioè, non perché non va. è questo Star Wars? Non è mai stato questo. E poi c'è, cioè, ripeto, questa cosa che ehm, è proprio in tutto, che è questa caccia al fan che fa... Eh, a me mi fa un po' storcere il naso, che quando tu protesti di queste cose diciamo questa roba fa schifo, la risposta è perché tu sei un vecchio fan, i vecchi fan sono dei cacacazzo, i vecchi fan non capiscono tossici. niente, eh, sono tossici, questa è la, la, la roba nuova, ma questa roba nuova non piace a nessuno. Cioè, eh, io, c'è una cosa Ma che... Ma piacere a chi non ha visto nulla di prima? Ma non è così, perché se no avrebbero fatto i miliardi, perché eh, pri... cioè, la, la roba della Marvel, del Cinematic Universe che ha funzionato, ha funzionato, non è che dovevi vedere dei film prima. E quindi non è così, non è che noi siamo vecchi e voi siete giovani, che è un discorso che penso che solo un bambino di 12 anni potrebbe fare, insomma, non, non è mai stato così. Ci sono cose per ragazzi molto piccoli che sono molto fighe, io dico senza nessuna vergogna che amo la serie di My Little Pony, secondo me è perfetta, eh, anche okay. è un capolavoro, davvero, c'è cioè, musica, animazione, personaggi sono fantastici. E non è certo fatta per un uomo di 38 anni, dannazione, però è un prodotto fatto bene, sì sono un broni. E così come cose invece che dovrebbero essere fatte per stimolare l'idea nostra non, non, non vanno assolutamente bene, cioè non, non, non credo che sia così. E quindi a questo punto ci sono due cose che si possono capire. O sono completamente pazzi, o quello che stanno facendo non lo stanno facendo per il pubblico, lo stanno facendo per un altro motivo, che può essere vario. Io non voglio essere il complutista di e non dico, ah, c'è la cospirazione sionista, perché mi sembrano cose abbastanza campate in aria, però che si cerchi di cancellare una parte di community a favore di un'altra, mi sembra abbastanza ovvio. Sì, secondo me sono... Eh poche teste di cazzo che sì. sono riuscite con caparbietà, perché sono scaltri, a infilarsi in alcuni ruoli manageriali Esattamente. dove Esattamente. hanno una serie di persone normali sotto di loro, capito? Però se la testa di cazzo dice io sono testa di cazzo e quindi devo fare la merda, yes. non sarei una testa di cazzo, esatto. non, <ride> certa nera. Sare, non lo sarei, e dobbiamo fare così, così, così. Tocca fare così, così. Esattamente. Così. Però tu a questo punto, che è successo? Che giri dell'anzi, sente. Adesso si eh. sentirà meglio. Però a questo punto, tu hai un intero franchising che ti, ha, ti viene affondato per le ideologie, perché chiaramente sono ideologie. Esatto. Della singola testa di cazzo esatto. che è salita. La situazione è molto simile a quella che era. So che sembra assurdo come paragone, ma ascoltami. Alla, alla pre-rivoluzione francese. Okay. Non è che i nobili di colpo sono stati stronzi, i nobili sono sempre stati, il popolo è sembrato povero, quello che si è verificato è una scissione graduale fra la percezione che aveva la nobiltà e la realtà che viveva la gente povera. Quei nobili dicevano beh non c'è problema, va tutto più o meno bene, il popolo è più o meno contento eh, e via così, fino a che sono arrivati i sottoversali e gli hanno bruciato casa. Io vedo questa cosa, cioè che la sfera di dirigenti è completamente distaccata da quello che vuole il pubblico e continua a produrre cose che il pubblico rifiuta di getto. Perché date un'occhiata, perché ripeto, se facessero soldi queste cose, io cosa dovrei dire? Dovrei stare zitto e dirmi: cavolo, i miei gusti ormai non sono più quelli di, di, del pubblico contemporaneo, sono cavoli miei, me ne fai una ragione e mi vado a rivedere dal tramonto all'alba. Ma eh, che comunque. Il filmone, certo. Eh, C'era quella gnocca che ballava col piede. Eh, ma la verità è che questi film non fanno mai soldi. C'è proprio il detto: get walk, go broke, no? Cioè, guardiamo Birds of Prey, un disastro. Eh, il nuovo Charlie's Angel, con. Eh, eh, non volevo parlarne. Ghostbusters 2016, devastante. La stessa trilogia di Disney, molto mediocre, soprattutto. Su quanto riguarda i merchandise, ok? Beh, questo anche è importante. Per quanto i film facciano soldi, una cosa che Lucas ci ha sempre insegnato è che i veri soldi li fai col merchandise, ok? Lì la nuovi... Marvel sta facendo tanto col merchandise. La Marvel fa tanto. che forse adesso guadagna più di merchandise, è sempre che... così, ok? È sempre così. Cioè loro fanno sempre i soldi con, con, il, con quello. Ma nu la nuova trilogia non ha prodotto nessun merchandise però tornate in venduto? Perché nessuno vuole il pupazzo di Rey, a nessuno si può identificare il Rey. Soprattutto perché, ammesso che ci sia qualcuno che lo fa, chi è? Quale persona può dire Sì, sì, questa tizia perfetta, senza difetti è proprio me? Probabilmente una percentuale di popolazione che non è quella che va a vedere i film popolari. Saranno no. bambini molto ricchi e molto snob, però chi se ne frega, onestamente. cioè C'è un motivo se il personaggio per amato è amato a Young Solo: perché un poveraccio, va in giro con un blaster in un mondo di spade laser, spara per primo. C'ha la nave Scassone, non che più. Tipo... lo, lo, non farà, lo più. farà sempre. Non... E bisogna creare personaggi che abbiano un contatto con il pubblico, ok? Che è il motivo per cui Peter Parker fa le foto eh, per pagarsi l'affitto. Capitan America faceva il disegnatore negli anni 80, cioè. Devi avere qualcosa in mano del pubblico, se fai un personaggio che è onnipotente e non ha niente, ma io in che maniera mi ci relaziono? Perché dovrei? Perché dovrei investire tempo, denaro e passione in qualcosa che non ha niente del mio? Quindi c'è praticamente un problema dove c'è uno, un, per così dire, gli sceneggiatori, produttori di questa nuova ondata, in qualche modo non riescono non a gli intercettare gli la, la possibilità di... cioè non intercettare la possibilità... Cioè non riescono a intercettare il pubblico perché generano dei, eh, come si dice, dei personaggi qua nei quali il pubblico non riesce a identificarsi. Esattamente. Minimamente. Minimamente. Ma zero più. Zero. Ah, guarda, il proprio a. Poi... Vai, Andrea. Il problema, poi, nei fumetti: se questo si vede tanto in Star Wars, nei fumetti di supereroi si vede moltiplicato per 100.000. Cioè, noi siamo davanti a una situazione spaventosa, per cui in questo momento, poi è, è noto, comunque non è una cosa che diciamo noi, eh, da solo eh, Demon Slayer, il manga, vende circa 10 volte di più di tutti i fumetti americani attualmente messi insieme. E questo non è casuale, cioè non è un caso per cui la gente di colpo ha deciso che manga bello, comic brutto. È perché io i comics li leggo, leggo circa tutto quello che esce in America mensilmente e, ragazzi, è una roba spaventosa. Cioè, tolte, facciamo alla grande, cinque serie attualmente, il resto è roba che è francamente illegibile. Cioè, Illeggibile a tutti i livelli, sia per l'inserimento forzato di questi elementi, eh, gli elementi, diciamo, social justice, che a me puoi far ridere come termine, però poi alla fine vengono nominati così. Social e... injustice, secondo me. Ah, ecco. no. E soprattutto poi per la, la incapacità di scrivere una storia che tenga il lettore appassionato mese dopo mese al, a quello che succede. Io sto rileggendo in questo momento i eh, Teen Titans di Wolfman e Perez, parliamo di prodotti dell'84, 85, 86. Sono più moderni, più dinamici, più interessanti dei fumetti del 2021. E io nell'85-86 ero un bambinetto, quindi non è roba della mia epoca. Per cui io, Dio. All'epoca non leggevo neanche i fumetti, io ho cominciato a leggerli nel, nel 91-92. Ma quella roba è ancora bella adesso. Apri un albo attuale degli Avengers di Aeron o di. Non lo so, di Miss Marvel ma, o dell'attuale Batman. Allora, a, a tal proposito, io ho mandato a Riccardo, se me lo manda sullo la schermo, non ho mandato la cena di Gala, cena prendo... Gala no. però volevo farvi un esempio molto più terribile. Allora, prima di mandarmelo faccio una piccola premessa. Aspetta, okay? dove me lo hai mandato? Su Telegram. Perché Sono le, le due tavole invece. a colori, okay. sì. le prime che ti dovevo mandare. Guarda mandato. qui, Aspetta. guarda qui, guarda verso guarda di Guarda me. quello. guarda. Me. Questa? Eh, questa e quell'altra, perfetto. Prima, quella di, prima questa. Io poi, sta... allora, dopo vi faccio okay. leggere una cosa dal sito della Marvel. Ok, vi, vi faccio un esempio molto facile, che parla molto di più di qualunque cosa che potrei raccontarvi per ore. Di cosa abbiamo allora, Luca? Facciamo una piccola premessa, Vai. ok? Ehm, Devil lo conosci, no? Beh. Ok, Devil entra in una fabbrica di prodotti chimici dove trova qualcuno che si è infiltrato. Ok? Volevo raccontarlo io. <ride> <ride> cosa, no, succederà? No. cosa succederà? Cosa succederà? Dipende perché si è infiltrato. Si, ah, diciamo che o è un criminale che combatte o è una persona. Un giornalista. In un certo giornalista e esterno. quindi magari lo aiuta contro il cattivo. Ok? La risposta è giusta è la seconda, ma vediamo come va. Vai. Mandiamo va. ma il servizio. Aspetta, che devo capire come cacchio me l'ha salvata qui. Ok. Cattella, download. Eccoli qua. Spoiler. Fa schifo. <ride> Vabbè, ok, però. Qual è la prima? Questa o questa? È questa la prima? La prima è no, quell'altra. Questa, questa, giusto? Vai. Ok, fermi tutti e. dai. Ok, io eh, zoom, zoom. Aspetta che zoom, eh? Ma assolutamente si! Ma assolutamente sì, ah, <ride> ma assolutamente <ride> okay, sì! era quella che volevo farvi vedere io. Ecco, ah, vedi che? Oddio, oh allora facciamo. Ah, un... spiegatemi Esatto, io non esatto, esatto quella. facciamo un paio di premesse. Allora, eh, questo viene dall'album Marvel Pride, ok? Cioè. Un album che, visto che questo è il mese in cui tutte le mega aziende casualmente si, si trovano eh, amiche di temi LGBT, è un fumetto che parla di eroi eh, omosessuali, lesbiche, trans e via così, ok? Attenzione, va sì. benissimo! Nessun problema. Allora, Ma bisogna primo, saperlo fare! Cioè, eh, eh, assolutamente. Adesso ne parliamo, ok? Io vi chiedo di non fare i commenti del cavolo... parola con la F di qua, parola con la F Ubbiamo di là. Il molto educato. Ok? Perché non è assolutamente questo il punto e ve lo mostreremo, ok? Il allora, punto è: ma che cazzo di storia è mai questa? Allora, faccio una. Uh, forse questo è. Il punto che vogliamo sì. dire è che va bene trattare qualunque tema, anzi, è bellissimo assolutamente. che vengano trattati certi temi. Il problema è il come. Se assolutamente. Tu, per una questione di inclusività, prendi solo per via delle sue identità sessuali, identità di genere, intervento sessuali, eccetera uno sceneggiatore incapace esatto. quindi non per meritocrazia ma ti assumo perché ti piace prenderlo nel culo eh, eh, fondamentalmente sento. questo però per carità eh cioè, allora se sei un incapace il risultato è che sì ok ti ho assunto per inclusività ti che tengo. è successo eh so, ti sente male è, 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 è troppo poco... yeah. vai eh, ah. Sì, il concetto è anche questo, cioè per e me puoi fare quello che ti pare. inclusività e vabbè, bene. Ti faccio fare un, un lavoro di inclusività su cose... Su... Però porca puttana, fallo bene! Assolutamente, assolutamente. E invece? E vediamo qui, allora, ehm, vado breve. Questa, ripeto, è una storia sul pride. C'è quindi Electra, perché Electra a quanto pare è anche bisessuale, non, non lo so. A un certo punto penso di sì, nonostante sia stata per anni con devil e abbia avuto un flirt col punitore che io credo che nemmeno se non so dove trovare un uomo più uomo di quello comunque va bene lo stesso. quando finiranno comunque... tutte le donne agli eh, uomini se... crescerà la vagina esatto. per essere scovata dal punitore. Esattamente e comunque eh, come si diceva qui in questa mh, fabbrica praticamente si produce un ormone e si infiltra questa tizia mh, questa donna trans Dicendo che grazie a questo ormone eh, si potrà cambiare di sesso senza dover utilizzare la pillola normale, che già dici: Ok, vabbè, sembra una cosa che boh, non, non ruberei, sembra una cosa molto pericolosa, ma va bene, va bene, facciamo che va bene. Vengono però attaccati da questo gruppo di cretini che sono i fast five. Che nonostante. Con i fatti. Non, allora, quello in mezzo, facciamo proprio i nerd di una volta, quello in mezzo se lo ricorderà anche Andrea, è Blue Streak. Un, ah, un nemico del, di Capitan America, che però, visto che è un idiota, viene ucciso dal flagello dei criminali. che Questa è una storia che <ride> va raccontata da sé. Cioè, a un certo punto negli anni 80-90, la Marvel si accorge che ha teppi supercriminali cretini. E quindi crea questo giustiziere che va in giro con il fucile a sparare in faccia ai criminali scarsi per cancellare una gran parte. E poi questo ha generato storyline peraltro fantastiche, anche legate ai tanti. ha ucciso così. il povero Ringmaster. <ride> ha ucciso, Ringmaster, ha ucciso... il Master e fra noi. Ha ucciso il Primo del Secolo. Ha ucciso un sacco di. Ha ucciso primo del secolo. Che schifo. Comunque, non divaghiamo. <ride> quindi, questo... risuscita. Allora, a quanto pare, o è un suo. o è resuscitato, ma o si sono dimenticati sono dimenticati che, che è morto o è un altro che ha il costume non mi interessa comunque ha formato un gruppo di pattinatori che peraltro sono tutti in pose eh, eh, non so equivoche. vabbè no quello verde dai <ride> Beh, anche quello sdraiato per te si... quello verde dai quello verde alla fine vabbè comunque S sta, sta pattinando esatto. quello verde. Anche, da... quello anche quello rosso anche quello rosso sta forse qua ti penso vedere come pattini così slida, scendiamo... slida di culo quello giallo bello, sì. <ride> scendiamo col testo perché voglio farvi vedere questo scambio di di, di altissimo livello letteratura vero. ucciso il esatto, facciato di Grunwald scendi ancora un po' scusa e qua gli dicono le cose ecco qua allora qui proprio la vignetta al centro eh, è proprio fantastica è quella successiva in cui la tizia eh, che sta cercando di dice ah non c'è niente da rubare qui e loro cominciano ad attaccare e lei dice ah questi tizi non mi hanno non ascolta una parola di quello che dico e l'ecta gli risponde certo benvenuta nel, nell'essere una donna ma che è? Cioè, che, che cosa vuol dire? che lei è una trans, no? Quindi fa, ora sei donna, non ti ascoltano più. Già è abbastanza cringe, ma il seguito è peggio, perché lei gli risponde, ah, è offensivo dire a una donna trans che è una donna solo dopo l'operazione. Siamo sempre state donne, solo che non le eravamo da fuori. E allora perché hai fatto l'operazione, zia? Se sei sempre stata donna non avevi nessun bisogno. Però, ma non è quel il punto, è... Eh. Porca puttana, ti sta sparando. Sì. Cioè, mentre esplode, ragazzi, sta esplodendo la roba. Esatto. Sono sotto assalto di nemici. Gli spara con un blaster. E lui si mette fa a dire: electwing. Noi, povere donne, però, <ride> non siamo mai ascoltate. Quell'altra: Eh, ma perché noi trans? Mentre ti sparano. E in tutto ti questo. Sparano. La reazione di Elect è al posto di dire: Ma stai zitta, Cretina, scappa. Cioè, vedete che nessuno è lontanamente preoccupato, cioè, come si fa a appassionarsi a un cometto del genere? In che ah, momento Queste dice... cose qua, ragazzi, <ride> si vedevano in Boris. L'avete visto Boris? Sì, certo. Ecco, ecco. Avete, avete visto Boris? C'è questo. C'è veramente lì Panduri, il poi il il laico, il laico del Bormini, quelle cazzate lì. Cioè, non è epico, questa è una merda. Cioè, il punto è quello lì. Cioè, io non posso leggere questa roba. La sto vedendo e sto male. Vabbè. quindi Electa cosa fa si scusa capito dice ah non ero conscia di questa cosa e se vediamo la pagina dopo per aggiungere la ciliegina su questa torta di merda abbiamo è quella del proprio... cugino no no è sempre ah, la... cioè... è il seguito di questa e non so se Riccardo eh, ce la fa eh, ok. Okay. ecco vai a ingrandisci la cosa al centro loro ovviamente sconfiggono questi cretini vai sotto sotto sotto, sotto scusa sotto vedi eccoli, gli ecco lì lì dice esatto e vai, qui no, sali lei sopra un secondo. Sì, vedi Ah, in più lo mio cugino è trans. Mio per caso lo conosci. Ma che discorsi sono! Cioè, è, anche qua, se fossero i Looney Tunes va bene in cui tu leggi questa cosa, perché tanto non c'è pericolo, ok? Cioè, se, non è che nessuno si preoccupa se Bugs Bunny prende una martellata. Dici, oh mio Dio, si è spaccato la testa. No, è un. Sappiamo. È un ma questo è un comic, cioè, teoricamente vorremmo dell'azione. Questo è, è. di Nessuno Ti arrestano e mentre ti arrestano, dici. Ah! Anche il mio cugino è trans, sì. così e ovviamente lei buco. risponde: i trans non si conoscono tutti fra di loro. che okay? è come quando uno si trasferisce a Roma, gli fai: Conosci e e Gino Panino, e gli fai, Ah, ma non è che solo perché sono... Ma che, ma che discorsi sono discorsi che battute che facevamo quando avevamo 11 anni sì. non te l'aspetti? In Devil, ma e comunque, appunto, la cosa dopo che gli dice: 'Ah, ma hai provato fuori per bere'? Lei fa: eh perché ero ignorante e tu mi hai spiegato una cosa. Che cos'è? Questa è Electra, signori. Electra ha ucciso un'infinità di esseri umani. È morta, è risuscitata. È un personaggio complesso, con la dualità di essere un'assassina della mano, ma essere un personaggio eroico e positivo. È un personaggio estremamente interessante. E tu l'hai reso una cazzo di macchietta per fargli dire queste stronzate. È A chi può interessare questa roba? A nessuno. Chi compra questa roba? Nessuno. I fumetti non vendono più. Niente, il Comics è una delle poche aziende che sta cercando volontariamente di affossarsi e non si riesce a capire il motivo. Ah, io una teoria me la sono fatta. Al contrario, no, poi dice: Voi siete transofobi ecco. io, Il contrario, io vi invito invece a tutti a leggervi Nine Stones. Deve uscire il terzo volume che conclude la trilogia di un fumettista trans M2F che è Samuel Spano. I disegni sono stupendi, già, già vedi questi disegni fanno cagare, vedete i disegni, sono il disegno di sì, sono bellissimi. La storia è violentissima, crudissima, sì, ci sono omosessuali, sì, ci sono scene molto forti, tipo una penetrazione di un pene con un dito, vabbè, perché vuole sconvolgere il pubblico, però è una, è una bella storia, i personaggi hanno una profondità, una cosa... l'artista è appartenente al mondo LGBT, cioè ci stanno quelli ma ci stanno quelli ma fateglielo fare a Samuel Spans su Marvel non, non, non vede cioè, sta, questa è merda ci sono stati personaggi merda. omosessuali o okay, che altro nella Marvel da tantissimo tempo eh, mi viene in mente Nordstar ne, ovviamente -Men. negli X-Men negli X-Men ce cioè, ne sono sempre stati tutti cioè, negli sono sempre stati lesi, cioè per molti una metafora anche l'omosessualità comunque il giovane che scopre certo. una cosa nuova così. era così c'era un personaggio stati... come René Montoya in DC Beh, Comics stava arrivando la nuova okay. question che era un personaggio spettacolare, complesso, interessante, fatta sparire completamente dalla nuova DC per boh, motivi misteriosi. Lei era omosessuale ed era interessante. Cosa hanno fatto? Hanno tolto lei e ci hanno dato Alan Scott gay. <ride> ah, caso. Che in Infinite Frontier Vabbè, ma anche rock, oh, oh, oh. Bobby l'uomo ghiaccio, l'uomo ghiaccio che è stato ghiaccio, un caso, sì, completamente sì. a caso. Certo. Quello, quello è Washington. È completamente, ma il l punto è cioè, chi voleva una cosa del genere? Nessuno, nessun fan ha mai detto: Oh ragà. L'avete fatto capire da anni che Bob è omosessuale, rivelatelo. No, è stato di punto in bianco perché dovevi riempire delle quote. No, e poi... è anche peggio è stato detto. Bobby ha sempre avuto problemi con le donne quindi è omosessuale sì. che ho trovato è anche offensivo perché sì. come sì. dire, stai gay perché non trovi da scopare. cioè è terribile sì, cioè, sì. è una cosa orribile ragazzi, veramente cioè, è offensivo sì. verso tutti, credo sì. cioè, questa Penso è la cosa brutta hai offeso ogni categoria sì, sì, è terribile, tutto, terribile. quello è brutto cioè, quindi fermi ma... tutti, se, se ho capito bene mm. che ora mi avvicino il microfono io perché questa clip prende poco se ho capito bene il discorso qual è che All'interno del contesto dei, del mondo dei fumetti, del mondo dello storytelling, da quello che sto capendo, c'è una deriva che vuole essere inclusiva, ma in realtà rovina le storie. Esatto. Perché è esattamente il contrario. non è inclusiva, esclude ogni cosa che non sia comprensiva di tutti i checkbox che devi avere ed, ed è Aspetta. riscontrabile, vai di tutti i checkbox. Ammessi in questo momento certo, perché ovvio. un personaggio israeliano non c'è, un personaggio tibetano non c'è, un personaggio Giusto. di una minoranza tipo i Karen non c'è perché sono minoranze che non piacciono o sono pericolose a livello sociale, armeni e così via, e non si mettono le minoranze non ci sono ci sono quelli che fanno vendere neanche che dovrebbero ma non solo io esatto. seguo un paio di, di youtuber che si occupano di comics tra l'altro per coincidenza sono tutti e due neri e tutti e due sono incazzati neri eh, sono no, neri. Just Come Some e Young li avrei citati più avanti sì. Oh. e sono incazzati da morire incazzati neri esatto. vedi? loro avrebbero riso da morire a sta battuta eh, lo so. e se la sarebbero detta da soli se la sarebbero detta da soli proprio perché loro la chiamano tokenization esatto. cioè, non mi stai facendo una storia dove c'è un personaggio right. figo la madre della e superiore poi... italiana che è Saba ricordiamolo ma appunto non la usa mai poi comunque ne parliamo le superiori italiane sì, sì, non è ehm... che mi stai facendo un personaggio che è figo e poi, vabbè, è anche nero, però è un personaggio che è figo. No, 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 tu mi stai facendo apposta un nero per dire, ehi, ehi, oh, esatto. hai visto? Io ho il, ho il nero, eh? Esatto. Vienilo a comprare, c ho il mio nero, venghino signori e Ma signori. Ma come diceva proprio cioè. Ian Grippa, che andatevelo a vedere su YouTube, è più nero di Mr. T, ok? Quindi neanche a dire. Lui dice una cosa molto interessante. A quelli che dicono, guarda come siamo bravi come siamo fighi, abbiamo fatto Capitano America nero lui dice, ma io non lo volevo capitano america nero, perché per me se un eroe quando viene promosso diventa la versione nera di un eroe bianco, che cazzo vuol dire? che solo se siamo fighi noi neri possiamo fare le cose dei bianchi? no, io volevo che per esempio falcon diventasse un personaggio forte di suo, con la sua identità, la sua storia, i suoi poteri, non che, ah sei proprio bravo ne nero, ora, eh sono stato attento ora, <ride> ora, ora sei promosso, sei promosso livello e, livello e non è bianco e, e finalmente vuoi il... fare le cose che fai è terribile, è brutto, è, cioè, è offensivo pensate per noi capito? Cioè pensa a un cantante che si fa un mazzo tanto per arrivare al successo e poi dice ok ora canta le canzoni di Gianni Morandi, ma che diavolo vuol dire? io voglio cantare le mie cioè è, è proprio ma questa cosa è purtroppo ha un'origine diciamo lontana Mauro si ricorda sicuramente alla fine del vecchio millennio, all'inizio del nuovo, arrivò Bill Jemas in Marvel che disse che fondamentalmente i fan, i lettori storici degli X-Men erano dei coglioni, seguire la continuity dei mutanti era una cosa da sfigati. E quindi loro non volevano più il lettore nerd, volevano il gioco, volevano quello che giocava a football, volevano che gli X-Men fossero fighi e così via. E volevano che quindi gli X-Men smettessero di essere supereroi, ma fossero qualcos'altro. E questo ha portato all'X-Man di Morrison, che per me sono il male assoluto, per Mauro meno. Qui vabbè, si parla di Gli X-Men di Morrison oh, si parla oh. del periodo Cassandra Nova. Parla, esatto. Secondo me sì, ho oh. smesso di leggere. Ecco, allora, gli <ride> X-Men di Morrison sono un buon segno di cosa succede quando una cosa di nicchia, perché il fumetto non mi convincerete mai che non è una cosa di nicchia, eh, incontra il pubblico. E allora, cosa succede? Escono i film i primi film degli X-Men, quelli che lanciano Hugh Jackman, lanciano Tra l'altro, il secondo film, bellissimo, secondo me, bellissimo. Ah, ma il primo comunque nessuno ci stava. Sì. Comunque tutti vedono gli X-Men e la reazione della Marvel è: Oh mio dio, hanno visto gli X-Men con le tute di cuoio. Le, freccia compreranno i fumetti in cui gli X-Men hanno le tute di cuoio sì. e gli cambiano tutti e costumi gli, costumi gli di mettono cuoio. i costumi con la X gialla sopra, tutti uguali, con queste storie. E eh, io, Morrison, non, non mi è dispiaciuta tantissimo anche perché l'artista che c'è, Quietly, io lo adoro. Quindi anche solo lo guadagno disegni io ero contento. C'era sì, anche Van Skyver, eh, ah, è vero. c'è cioè Van Skyver di cui adesso, se voi parliamo, per sei, sei ore di The no. Jet. E comunque diventavano particolari. Cioè, se tu leggi una storia degli X-Men scritta da John Byrne, da mm, Claremont, ok. Vabbè, Clis Claremont è stato, eh però dobbiamo basarci su quelli bravi. Se ci passano su quelli scarsi, eh, giustamente. Che, eh. Cosa facciamo? <ride> e, il punto degli X-Men è molto chiaro ed è molto forte, ok? Siete più potenti degli uomini ma questo vi rende inferiori agli uomini agli occhi loro perché non vi diranno che figata voi siete più forti di noi vi diranno dannazione siamo superati vi vogliamo ammazzare oh è fantastico sì, è sì. perfetto è un concetto forte che chiunque può capire e con cui puoi dibattere per anni perché puoi dire sì gli umani sono cattivi ma è giusto che hanno paura ce l'hanno anche noi Puoi dire cavoli mutanti non volevano questi poteri, che sono nati. Cioè, pu puoi discutere eh sì, quanto sì. vuoi. Ed è bellissimo! Perché puoi mettere personaggi positivi, negativi, anti-eroi, eroi, puoi mettere que quello che vuoi. Ci cioè, vuoi mettere la tematica del razzismo, ce la metti, cioè mettere l'apartheid ce lo metti, che sono le storie su genoce, eccetera. Ci metti Magneto, che è un sopravvissuto all'olocausto, e ora sta cercando di fare i campi di concentramento sì, per gli umani. Esatto, quanto è ironico, quanto è magnifico. E poi ci fai gli X Men di oggi in cui vanno alla cena di gala. Vanno alla cena di gala. No, ti prego, questo. facci vedere i costumi. I costumi eh, se ehm. vuoi c'è. Guarda, se vai sulla pagina YouTube di Crisis in Comics, ho fatto il video di Enzo Miccio. Ma che vabbè, commenta mi i costumi. Solo... Due a un minuto se vuoi. Ma guarda, questa, vai questa su questa cavolata. Google, se no. Vai no, su Google, ma... scrivi sì. X-Men Gala uh, Dress Code. Sì, sì, ce ne sono mille. E adesso ci cioè, parliamo un attimo. De... De... Degli X-Men di, di oggi, ok? Non vi voglio fare enormi spoiler. È arrivato uno scrittore molto, molto bravo che è Hickman che ha fatto quella che secondo me è la eh, saga definitiva della Marvel, che sono le nuove guerre segrete, no, da non confondere con quegli anni Ottanta. Quegli anni 80 non è dove Spider-Man prende il costume, bravissimo, bravo. Ce l'ho, ecco, yes. eh, bellissime saghe. Quelle, que ha fatto questa saga, eccoli qua, Madonna, oh. senta, mi, mi viene male. <ride> Mi viene male alle Ma spalline. Male. Guarda quello di Angelo, <ride> è sotto a là È terribile, ragazzi. Porco il cristianesimo, okay. guarda che roba! Ehm. E anche lì qual è il concetto? Che gli X-Men uh, danno una festa e non ce la faccio, cioè, capito? <ride> vabbè, è eh, terribile, eh, cioè, viene solo da ridere a sentirlo E non riesco a... Cioè, abbiamo avuto saga in cui la covata, gli alieni attaccano la Terra, saga in cui... bravo Davide bla 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 e ora abbiamo che bla 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 tutto bla 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 e io comunque ho molto divagato dove volevo parlare, però c'è una cosa che stavamo dicendo prima, che eh, ci tengo a dirlo quando Andrea parlava delle minoranze che non puoi nominare. C'è una cosa che a me fa vomitare, ed è che ora, nonostante tutte queste cose, gli hableist, ok, quelli che eh, devono supportare anche chi è eh, diversamente abile, nel fumetto moderno, chi ha un handicap viene cancellato o cambiato. Ok. Perché per, per siamo, parlavamo degli X-Men? Io parlo da solo. Ok, parlo da solo. Vai, vai. <ride> eh, per il professor Xavier, non è più su una sedia a rotelle. Perché non lo puoi far vedere? Oracolo, la nipote di, del, del, del detective Gordon, che è stata gambizzata dal Joker, ora ha di nuovo le gambe. Okay, okay? giustamente. Che fa. Silhouette, che era una supereroina di colore e ehm, zoppa, ok, cancellata, non si vede più. Perché c'è questa cosa assolutamente assurda che tutti devono saper fare tutto. Quindi non puoi mostrare un handicap fisico perché sarebbe dire che quello con un handicap non può fare una certa cosa. Quindi non è che dici prendi Oracolo, che è un personaggio che io amo, ok, tu eri Batgirl, ti, ti, ti spezzano la colonna vertebrale, non puoi più camminare, ti dici vaffanculo e diventi il centro logistico della Justice League, cioè. Stai a casa davanti a un milione di PC e coordini Batman, ok? Batman sente cosa devi dire tu. È un Ricordiamo ruolo... Ricordiamo i di identità in cui Oracle ha un ruolo importantissimo. Assolutamente. La straga di Ender's Prome... sì. League in cui Prometheus le dice io ti posso curare le gambe, basta che tu passi alla mia parte sì. e lei lo manda a fare in culo. Cioè hai un personaggio che ha due coglioni che fumano, è un personaggio fantastico. Cosa fai? Gli guarisci le gambe, delle la Batgirl numero 22. Ma che cazzo interessa? Perché devi eh, se fare vuoi, una cosa del genere? un altro esempio: mm. eh, nella Valiant, Valiant per chi non la conoscesse, è una casa editrice, diciamo indipendente degli Stati Uniti. Che comunque, negli anni '90 vendeva tantissimo, ha avuto autori come Barry Winsor's Beat e Parzias e quant'altro. C'era Exo Manowar la storia di un, eh, peraltro molto bella di un uh, guerriero visigoto, se non sbaglio, che viene rapito da esseri alieni, gli ruba un'arma potentissima che diventa un'armatura biologica, arriva sulla Terra nel presente e il suo migliore amico, praticamente la sua spalla è un uomo gay al quale che ha perso un braccio al quale lui ricrea il braccio con una parte di questa armatura. Quindi figo, interessante, inclusivo di tutto. La nuova incarnazione di Manowar di questi anni ha cancellato completamente questo personaggio. Ora, perché? Cioè, ecco qua. Ha più personaggio interessante? No, assolutamente. Però più tizi con i capelli blu che dicono sono ok, sono gay. Ecco, questo è brutto. Il punto è quello. Cioè, non è interessante. Cioè, abbiamo avuto... Io volevo fare Vai. una piccola... Ho messo lì sul computer di regia. Vai, gira. Esatto. Ma okay. no, ci domandiamo. Sì. Perché vendono più manga... Rispetto agli americani, <ride> esatto. no? per dire, Luca, tu hai letto il Fire Gala? No! <ride> Perché? Ha letto. Perché? Ma <ride> ti sei informato? Sì! Dove ti sei informato? Sul sito della Marvel, dove certo. mi voglio informare, vado a sentire Gigi lo scorreggione su YouTube? No, vado sul sito della Marvel e dico, ok, prima di investire 5 euro ad albo a te all'alte, oh, poi faremo anche di dove te. scrolla leggermente, gentilmente, Riccardo, scrolla, 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 scrolla e scrolla. Vai, vai! Oh! 5 euro per ognuno di questi. Diciamo un 120, 150 cioè, euro. Okay? Prima di buttare più della piotta, come sì, si dice... Esatto, da, dai più della de piotta dentro sta stronzata, voglio, voglio leggere perché, se, perché io non lo compro a scatola chiusa. Andiamo proprio sul sito della Marvel Comics e leggiamo... Piccola guida, cosa accade pezzo per pezzo. A un certo punto... Che cazzo ne so, ci sta lo sfoggio dei loro vestiti. Cioè, esatto. Il fumetto intero il fumetto intero parla di come Psylocke e Arcangelo camminano con i loro vestiti. La trama è facciamo andare a questa scena di gala buoni e cattivi assieme. Ma sei, sei, sei deficiente, ci sarebbe sì. da aggiungere Qual, una cosa. Quale problema mentale ah, hai per mettere ah, buoni ah, e ah, cattivi a una scena di ma È gala. il problema degli X-Men attuali per chi non avesse letto gli X-Men eh, di Hickman la trama è questa e la stringo molto velocemente perché sono solo di questo: attualmente gli X-Men sono immortali. Ok? Mm -hmm. Ovvero, grazie all'unione di cinque poteri mutanti, ogni volta che muore un, uh, un mutante viene rigenerato all'interno di Krakoa, che è l'isola vivente sì, dove vivono gli sì, x Ok? Questo ha fatto sì che la guerra fra mutanti finisse e che quindi Apocalisse, Magneto e tutti quanti ora vivono tranquilli sotto lo stesso tetto. Ora, questo può funzionare per due mesi. Dopodiché dici, ok, adesso che diavolo guardiamo? Perché io devo essere coinvolto in un fumetto in cui i cattivi sono tutti buoni e, i e gli eroi non possono morire? E allora, ok. Cioè, Dov'è, come sempre, l'emozione? Dov'è il chissà cosa succederà il mese prossimo? Succede che anche Aspetta, se non è qualcuno ritorna. La, la cosa bella, poi, che è il Fire Gala, che io ho letto, ed è una merda, posso assicurarvi a livello di... Volevo totale. farvi vedere intanto scrolla e fai vedere l'ultima copertina. Ah, cioè, madonna. perché chi, chi, vai vai scrolla, scrolla. Continua. Scusa, ti ho interrotto. No, no, dicevo, ecco. si conclude con Xel <ride> che è un evento incredibile. Cioè, sì, c'è sì. un albo pazzesco sì. che effettivamente cambia tantissimo la situazione dei muttanti. E quindi devo subire questo, questa <ride> cosa. Ma in tutto questo scusate, eh, sì. voglio sapere, um, cioè dove. Okay, qui c'è secondo voi un errore di, tutto. di storytelling. Ma sì. qui ci sono i social justice warrior che stanno facendo problemi. Io non. Cioè, come sempre, io non voglio. A me è sempre sembrata una cavolata. Da, e, una sigla, ok. Ah ah! Vi ho dato una sigla di tre lettere. Sono meglio di voi così come loro possono dire. Ah, incel, trans, trans fobo, eccetera. Io non lo so se sono i social justice warrior, so che, e questo credo sia evidente: è la dirigenza che sta sbagliando. Perché sta assumendo persone in per, come sempre, c'è cioè Carry box minoranza, che poi è una cosa estremamente più razzista del dovuto. Perché ora è una serie su un eroe ispanico, lo può scrivere un ispanico. Perché? Cioè, eh, Sono Solo un doppiatore di colore può, può fare una Ma un che un cosa vuol di dire? Colore. Quindi siamo all'apartheid, siamo a, a segregazione. E quindi c'è questa cosa che secondo me è folle, ok? Perché vorrebbe dire che Claremont non poteva creare Tempesta, o anche solo Nightcrawler che è tedesco e lui invece è americano. Ed è blu. Ed è blu, tra e come fai fare? Come... Mo... Mo... ne uno blu? <ride> e, io la trovo ridicola. E che ripeto: per me, tutta la colpa è da chi prende queste decisioni perché ha completamente perso il con il pubblico ed è convinto per qualche motivo che queste cose o gli fanno guadagnare soldi, ma non è così. Sì o in futuro continuando a fare prima o poi gli faranno guadagnare i soldi. Ma non è così... Ma ah, io un'idea un me la sono fatta perché mm. ci ho un po' ragionato sopra e mi sono domandato. Tanto per cominciare, le aziende vanno solo a soldi, no? Lo sappiamo. Esatto. Ora, dov'è che effettivamente stanno girando i soldi? Nei film e, principalmente le serie, E insomma. nel merchandising. Cioè, esatto, sì, ok. Cioè, pellicola okay. Okay. e merchandising. Lì è dove arrivano i soldi. Ora... Io grande azienda che ho film che stanno a fare il botto, perché Marvel sta facendo il botto ragazzi. Eh, secondo me abbiamo fatto così. Sì, sì, forse e potrebbe scendere, così. però ha fatto... Fino un bel... è così. Ha fatto no, un non un facciamo bel... gesti che potrebbe essere... No, scambiate. no, poi con la sinistra. Infatti. <ride> poi con la sinistra, sì, insomma. Sì. anzi. E fino è stato in salita. Il merchandising continua a vendere giocattoli, magliette, pupazzi, certo. videogiochi, comunque ancora, eccetera. Da... Certo il fumetto oggi che ormai stanno così secondo me lo stanno cominciando a ragionare in virtù dei film mi esatto al 100% prendiamo gli X-Men Hugh Jackman è vecchio sì esatto. allora o oh, passi tutto in CGI e mi rifarai per 3000 anni ha già detto Hugh Jackman che non vuole più fare il film di... in CGI allora quel ah, punto cioè, do do prendi 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 CGI, Mario, cioè... Mario Rossi gli sì, sì, fai sì. fare il motion capture certo, e poi certo. gli fai il CGI di Hugh certo. Jackman e ti riporti avanti la faccia di Hugh Jackman per sempre o altrimenti mi fai un cambio generazionale cioè Chiaro. questi eroi cominciano a invecchiare Chiaro. e morire e quella sarebbe una cosa molto interessante e i test dove li fai? con i fumetti li fai con i fumetti certo. però dato che oggi va di moda perché è la moda l'ideologia woke ecco che pensando al pubblico di domani che potrebbe effettivamente il pubblico fra dieci anni essere tutto stupido Mh, occhio, ripeto: non voglio insultare nessuno. Io non voglio dire che il pubblico io domani non... sarà stupido. Beh, non esiste okay? ancora. Non esiste, ok. <ride> Però io non credo che, cioè, io credo che la gente sia fondamentalmente non così cretina, ok? E ripeto: lo si capisce perché comunque ormai sono dieci anni che sta cosa va avanti sempre di più. In realtà è cominciata tanto nel 2016, ma viene respinta continuamente, raga, continuamente. Quindi secondo me può essere, come dice tu, Luca, che fra dieci anni sarà la norma, ma io non credo, io credo che il pubblico che cambi no. cambierà su ehm, alcune tematiche, ok? Credo che abbiamo già cambiato tanto perché mo, a parte gli scherzi, cavolo, io sono contento se meno persone meano i gay per strada, sono molto più contento se uno ha meno paura di dichiararsi, sono cose assolutamente positive. Ma fa no, e, e, e quindi su questo se questo st stiamo arrivando, sono, e vai, fantastico, ottima direzione. Ma in nessun modo il fumetto deve diventare propaganda politica. Cioè io. Allora, non... Capitan America è nato, però attenzione: ah, allora, sì, certo, Capitan è nato come è, quello. È sono d'accordo Obama dentro i fumetti male. A me ha fatto un po' incazzare. Però ma... cioè, non è più idee che incazzare infatti. Però, eh, cioè, come sempre, certo, Capitano America nasce con la propaganda politica al 100%, al 1000 per 1000, ok? Però erano gli anni 40. Gli X-Men hanno sempre criticato poi, comunque, la, le discriminazioni. Attenzione, cioè, ma ci mancherebbe. Credo che hai usato, ma non. Cioè, hai usato le parole sbagliate, ma il concetto tuo okay, l'ho capito. Okay. Il concetto non è la questione del propagandare politico. Secondo sì. me è il come. Neanche il cosa, esatto. il problema è il come. Bravo. Guarda, ti faccio un esempio. Uh, tu sei omofobo, ok? Uh -huh. Io ti faccio un fumetto dove parlo anche, anche di omosessuali. Sì. Tu cominci a rompere i coglioni e non mi dispiace. Scusami, eh certo. io ho fatto una storia normalissima. Ci sono persone etero, persone etero, è tutto normale. Non rompere il cazzo. Sì. Allora se tu rompi il cazzo sei effettivamente omofobo, ma se io prendo una cosa che non era omosessuale, okay. l'uomo ghiaccio, esatto. te lo trasformo in omosessuale che è come se dicessi no tu ti sei identificato fino a un minuto fa nell'uomo sì, ghiaccio esatto, era, sì. era il tuo personaggio preferito, magari sì. io te l'ho strappato con la violenza, ti sto dicendo ah tu ti identificavi nell'uomo ghiaccio? Ah ah mo l'ho fatto, no. esatto. fatto omosessuale, mo non è... Te lo strappo via. quindi il modello che ti piaceva non va più bene. Quindi tu sei sì. sbagliato, esatto. Me lo prendo, me lo rubo, lo prostituisco in qualcosa che non è e mo' te prendi questo. E, e... ah, non ti piace più. L'uomo allora, piace, se... su... sei omofobo. Esattamente. Quindi, quindi il problema non è e, la vorrei aggiungere una cosa, se possibile, perché sento alcuni, cioè leggo che alcuni dicono è difficile non fare politica se parli di supereroi. Attenzione. Allora, io parto da una cosa diversa. Io faccio volontariato, ok? Sono attivo nel volontariato da una ventina d'anni. Quindi, facendo volontariato faccio politica, nel senso che mi occupo della polis, no? Come dicevano gli, i greci. Faccio qualcosa che ha impatto sulla società, ma non faccio attività partitica. Il fumetto non deve necessariamente essere apolitico, deve essere a partitico, giusto? Io non voglio sentire il fumetto pro Salvini o contro Salvini mi fa cagare perché non mi interessa. Io voglio sentire una Spero storia interessante nella eh? <ride> quale ci può essere qualcosa di politico, per carità. Se tu leggi l'Ulc di Peter David, il Capitano America di De Matteis, che sono Cazzo. persone che hanno idee politiche distantissime dalle mie, è una figata perché è divertente, è complesso e c'è il messaggio politico ma non partitico, non vota Biden, no, c'è una roba interessante sotto. Sì, io lo leggo, rifletto sulle mie idee e penso, avrà ragione lui, avrò ragione io e così via. Quello è fare, è fare politica interessante. Oggi siamo nella prop della propaganda di partito che è molto diverso. La differenza sì. è, molto, è proprio questa. Qualcuno ha citato, e hai ragione, Vufo e Vendetta come esempio di fumetto politico. Eh, poi Caputana, certo, è ovvio che è politico, eh, ma, ma non è, è partito. Esatto. Perché quello che fa V lo può interpretare in mille modi. Perché lui è Anzi, un è diventato l'icona dei confrontati. Cioè, guarda, infatti, quello che è successo. Ah, dall'inizio, cioè da partire da Guy Fawkes che è un rivoluzionario che voleva rimettere Cattolico. il papa Quindi è eh, completamente diverso tutto questo, ha ah, il personaggio di V che è un anarcoide Anarchico terrorista, ter ter terrorista tutto <ımazionale> proviamo, al cioè e tutto, comunista se proprio vogliamo il complottismo che immag... cancelleranno dal web il comico è politico. Tutto Watchmen è, è un'opera politica assurda, ambientata negli anni, cioè che mostra gli anni Ottanta Reganiani della sì, de, dell distanza, la differenza politico e partito. però, ecco, anche lì, infatti, fai l'idea. Watchmen è un esempio per quando è che un'opera è, è forte quando è un'opera in cui chiunque ci si può. Riconoscere anche in cose contrastanti, pensate che uno dei personaggi più amati di Watchmen, l'opera fantastica di Alan Moore e del Ghibli, mm, esatto, eh, Rorschach è un personaggio che, nelle parole di Alan Moore, l'ha scritto lui fa schifo, ok? Cioè Lui ha detto l'ho messo come un personaggio negativo e invece è piaciuto E Rorschach. invece, Rorschach è un personaggio che tutti hanno amato perché è il eh, povero uomo del popolo, addirittura mezzo matto che non si ferma di fronte a niente pur di ottenere la sua verità. Sì, è complottista, crede in cavolate, ha un'idea sua, ma comunque è mosso dalla sua giustizia. E comunque è l'ultimo che alla fine dice, no, la verità e quello che è successo veramente è più importante della salute di tutti, perché noi non possiamo costruire una società sulle bugie. Cazzo! Cazzo! Abbiamo ah, io volevo rispondere di, un attimo, aspetta un secondo, volevo rispondere a Spazio Vettoriale. Hai detto sì. una cosa giusta, però fuori contesto. Mi spiego. I diritti LGBT, ma in generale, i diritti delle donne, i diritti degli uomini di cui non si parla per niente, quindi i diritti in generale, anche dei bambini, ok? O degli anziani, cioè quindi non sono partitici. Tuttavia, in America, e adesso sta arrivando in Italia con forme di estrema sinistra, tuttavia in America la sinistra, anzi l'ultra-left, quindi poi alcune branche della sinistra, sì. neanche tutte, si sono loro nominati woke perché stanno incentrando tutta la loro politica proprio su questo. Quindi la critica che noi facciamo al fumetto americano che è scritto da americani che stanno fondamentalmente in America è che non è più raccontare storie o raccontare di problematiche sociali e quindi della polis ma è diventato un po' quasi seguire un'agenda di propaganda non tutto, tra, attenzione, non tutto alcuni numeri, magari alcune testate o alcune testate per intero quindi non è neanche poi tutto così eh, bisogna prendere... Caso per caso, quasi seguire questa, questa propaganda di questi che si chiamano woke, esatto, che woke. sono esattamente politicizzati e partitici a sinistra americana. Che poi, come sempre, la dimostrazione che tutto è un castello di carte in cui ci sono questi malvagissimi uomini di destra assoluta che leggono i fumetti e dicono vaffanculo i gay, vaffanculo le minoranze, eccetera, viene come sempre dal Giappone. Il Giappone produce un'infinità di personaggi in Tutti modi, un'infinità di personaggi eh, bisessuali, eh, gay, di qualunque tipo. Ce ne sono in Mayo Accademia. Santo miseria che è una è cosa. Un, C'è un il teanse in Mayo Accademia, ce ne sono due addirittura, un EO e un criminale. E nessuno ha detto ba, forse perché. Quando compaiono questi personaggi, stanno combattendo con qualcuno. C'è cioè qualcosa, pailano i sentieri. Le idee sono personaggi. E, e, e quello non che sono, è, ti interessa. Non sono token, esatto. Sono personaggi scritti in una storia. Esatto. Abbiamo dei vocali? Una marea. Vai, ah, molto bene. Vai. Facci sentire i vocali. Allora partiamo da Mirko delle Marche. Mirko delle Marche. Ragazzi, pensate solamente cosa possono diventare l'anime. E il manga di Saint Seiya. Se ci metto le mani. <ride> I social justice warrior. Pensate alla canzone, tipo Pegasus Verra con i suoi amici ci va e Rojva va. Per non salvare, ma per mettersi un passo indietro alla dea Atena. Perché è woke strong uomo e lui inclusivo. senza età Ma vengono i brividi. Delle Marche... è satira è satira. Ah, non è insulto, è satira! Non fatemi male. Ma è sempre lui mi sì. ricordo <ride> sì, sì. delle mai che io ho una pessima notizia per te. Io temo che tu non abbia visto la serie Netflix di Saint Seiya terribile in cui non mi fare iniziare a parlare senza io sono un fan in cui Andromeda è, è una donna perché, <ride> perché que ecco, questo è un esempio della follia perché non c'è un altro modo per definirlo è follia perché tu pendi Andromeda, che ragazzi, io non voglio dire penso un sacco di amici gay, però davvero ho un sacco di amici gay non lo è lui. e tutti dicono: no, non lo è, ma tutti dicono cavolo quando ero giovane, almeno, potevo avere un riferimento di un uomo che si vestiva di rosa, ti spaccava il culo, perché andrò dal secondo fra i cinque più forti, il primo è Felix, non voglio sentire tubi, e, ed era figo. E tu me l'hai tolto! Cioè, un personaggio che almeno poteva aiutare i ragazzi eh, no, omosessuali no, a identificarsi, no, 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 poteva davvero, mi oppongo, davvero, una mi, pongo, mi oppongo totalmente. A cosa? Lo vuoi donna? no. Shun anche io è. mi oppongo shun il è, è eterissimo shun è eterissimo perché si inchioda tra l'altro una delle più gnocche: è shun del camaleonte, Giun del camaleonte. Ah, assolutamente. Allora, ragazzi, parte subito giù il camaleonte pam se la inchioda la grande e poi va a combattere uno and due teissimo, dentro c'ha ade che è il signore del ah, cioè che è così forte che contiene sì. un dio quindi il Cazzo, Ripeto, quello non che è volete andromeda non è una cosa per niente. Andromeda ti, 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 ti mette in città con lo sguardo, ok? Ma comunque era più inclusiva la serie sì, degli anni sì, Ottanta sì. in cui era un eterosessuale che portava i rosa. Rispetto a una donna che porta il rosa no, Cioè infatti, infatti. per cambiare lo stereotipo usate usato uno stereotipo sì. molto più degradante Vesti cioè, di cioè, rosa Afrodite che, una donna. Afrodite che è palesemente Narcisista, bisessuale Sì non sì ma è, è, è proprio merda, Eris, okay. della, Eris della, della lucertola Un altro che eh, era... Eris, Eris è un altro personaggio che è palesemente se, eh, Credo sì, che sì. gli piacesse parecchio il fallo ma e comunque. Però era, erano fighi! Erano fighi! Erano fighi, era era fighissimi! il culo a Pegaso! E a te interessa quello! Poi si toglie l'armatura e si lava perché chi se ne frega! Ma era, Mi era figo, figo anche convinto. mentre si lavava! Era pure figo! Cioè. E eh... muore bello! Muore sì, sì, bello! Sì, sì, bello eh? È l'unico che muore bello! E cioè, Comunque, questo è proprio un caso. Prendi una serie. C'è un personaggio etero che porta Rosa. Che in qualunque parte del mondo diresti sì, lotta gli stereotipi. Lo rendi una donna perché è Rosa. Vai a fare in culo. Netflix Però l'hanno fatto per bambini l'hanno sì. proprio edulcoratissimo. Sì, Sembra sì, fatto sì. per bambini Altrove di saga. Anni. Anni. Buonasera, sono con Kilai. E... Ma sta storia del fatto che i film della Marvel, vabbè, qualcuno sì, qualcuno no, quelli della DC, comunque tutti i cinecomics... Eh, anche i fumetti stessi americani non rendono, cioè, in definitiva non rendono, tutte queste case americane sì e no che vanno in pari, delle volte addirittura non, non arrivano eppure continuano a produrre, 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 produrre. Ma facendo un attimo una teoria del complotto, non è che vogliono imporre una visione e prima o poi la lunga sarà talmente tanto macinata che verrà tranquillamente accettata da tutti? una cosa mm. del genere potrebbe mm. essere mm. vai prima Della lo spesa eh, eh, il nazismo fermi, fermi. nasce da situazioni assurde e dopodiché cos'è che volevo dire ah sì, eh, i film di Star Wars sono solo tre l'episodio okay. 4, 5 e 6 dopodiché non è stato prodotto niente di Star Wars okay. buonasera vai rispondi tu ah, poi Andrea, io. Voglio, voglio Andrea allora. Allora, rispondi tu allora, io sono. Eh, probabilmente qua io sono un po' fuori posto perché io sono sempre stato un cospirazionista e non un complottista. Attenzione, io arrivo da quelle robe proprio anni ottanta di cospirazioni stile X Files. Però al di là del mio pensiero che può essere estremista. Comunque, qualche dubbio dovrebbe venire a questo punto, che un minimo di indottrinamento ci voglia essere. Perché in effetti. Cioè, com'è possibile che tutte le serie in questo momento, tutti i fumetti abbiano comunque gli stessi protagonisti messi allo stesso modo, con tutti gli stessi valori? Cioè, la diversity, che viene citata molto spesso, sarebbe interessantissima. Smette di essere diversity quando c'è una sola voce disponibile. Ok? Perché se si parla di scienza, e parlavamo si, si parla spesso anche con, con Star Park. Di vaccini, di queste cose qui. Ha poco senso dire ognuno dalla sua opinione se non ha una formazione scientifica. Ma quando si parla di politica e socialità o idee religiose o cose del genere, ha pochissimo senso invece che ci sia una sola voce che parla. E oggi, quantomeno nel fumetto, chiunque sia dissidente, cioè chiunque osi non allinearsi. Al pensiero dominante viene fatto sparire. Il caso di Ethan Van Skyver, che citiamo spesso noi sulla pagina, che è stato disegnatore per Morrison, disegnatore per Geoff Jones, sul su praticamente il più famoso ciclo di Lanterna Verde della storia. È stato fatto sparire da DC perché ha idee politiche non conformi, per dire. È successo a Chuck Dixon che è stato uno dei padri praticamente del fumetto anni 80 e 90 su Punisher, su Batman e così via. Cioè, il fatto che le voci diciamo esterne o non conformi vengano completamente eliminate fa pensare che forse qualcosa tutto sommato di vero c'è in questo, cioè nel fatto che si voglia un po' educare no? diciamo, la persona. Cosa e che questo succede? a me preoccupa molto. Cosa che, ripeto, succede senza fare eccezioni. C'è stato il caso di Teresa Nielsen, una illustratrice, famosissima, che illustra micelamente fantasy, lesbica e sposata con una donna, che, e questi sono i fatti, andate a cercare la storia su internet, ha messo like a delle pagine eh, di destra di... non mi ricordo manco più chi, Alex Jones, mi pare così, ed è stata completamente cancellata. Complete, ha smesso di lavorare con la Wizard of the Coast, ha smesso di, eh, di lavorare sì, con le grandi aziende. Mi fa aprire la parentesi guida? Sta di fatto guarda. che grossi sono, poi mh, ne possiamo parlare. Allora, io non parlerei di complotto, eh, però, no, attenzione. No, eh, dice bene Andrea, non è complotto, è co sì, brutto, non è che abbiamo la migliore, il cospirazionismo, però il punto è, se le posizioni di potere sono tutte prese da quelli che pensano una cosa e vogliono che tutti scendano a, a pensare quella cosa allora o ti conformi o non lavori più ed è esattamente quello che sta succedendo. Perché eh, chi dice la, e ce ne sono tanti come Zero Calcai, eccetera, che dicono. Politica ricorda che non esiste. Poi Barbero risponde di sì. Eh, <ride> Zero ma, ma, Barbero. Barbero risponde di sì. Donald Glover, attore eh, nero, e Mel Brooks, S Mel Brooks, ebreo. ebreo. <ride> dicono tutti: Grande Non Mel possiamo Brooks, più D maestro. D Dave Lachapelle, dicono tutti: È impossibile lavorare. Lo stesso regista di Joker. Film che potete piacere o piacere, non piacere. Non siamo, abbiamo avuto un mega flame sulla nostra pagina quando abbiamo parlato di, di Joker. Ma comunque, il regista di Una notte da Leoni, che dice fare un film del genere è più facile che fare una commedia perché non ho più possibilità di parlare di niente Non va bene! È ovvio che c'è qualcosa e non, ripeto, una cospirazione in cui sono i rettiliani che vogliono infilarti in genere gay, queste sono cazzate! Però, che ci sia eh, una lotta per il potere in cui una parte di politica, o quello che vuoi, di, di, di dirigenti voglia mantenere il controllo su tutto è palese che è così, ragazzi. Cioè, non è cospirazione, è cospirazione pensare che non sia così. Allora, io ho visto, visto l'ultima fazione di Gina Carano, anche, eh. Gina, Gina Carano, che, che viene cacciata. Ha detto una cosa che tutto sommato, tra l'altro, era abbastanza condivisibile. Non ha detto una cosa mostruosa. Oh. È stata cancellata completamente. Eh, cioè, hanno provato a farla anche con la Rowling, se vogliamo. Con sì, la Rowling, La, la Rowling è odiatissima adesso. Però io mi sono dato, eh, non credo, ma in generale forse per mia deformazione, nella mm. spiegazione. Mm. Mi piace sempre in generale parlare di multifattorialità, perché siamo una società molto vasta. Mm -hmm. eh, per un attimo ho avuto un calo di audio. Bello, uno che cita Moravia, grazie. E mi piace parlare appunto di Grandi. multifattorialità, quindi è possibile che più elementi di diversa natura coesistano allo stesso tempo. Quindi possono esserci due dirigenti, teste di cazzo, che magari appunto quello che gestisce Netflix o quelli che gestiscono Netflix e altri quindi cercano di fare proprio un'agenda propagandistica. Altri invece semplicemente hanno pensato, secondo me in maniera erronea, che è una questione economica. Quindi dicono: Oh, questi sono i soldi e quindi il mercato si muove in questa misura. E quindi, anche se di certe ideologie non gliene frega niente, magari probabilmente hanno il main camf nel cassetto. Ah, questo è quello che lo vediamo ogni Pais sì, Mont, sì, sì. ok? In cui. Tutte le aziende, tutte, pesce. mettono il logo. Ega, eh, eh, allora esatto, sì, quindi lo fai esatto. ma tutte lo fanno no, no, perché chiaro. lo devi fare perché ti porta più soldi. È, esatto, quindi c'è la questione e... economica. Poi c'è la questione anche che sta nascendo molto, che sono i cosiddetti eh, processi dal basso con eh, giudice, eh, avvocato, boia, esatto, boia, che boia, eccetera. Cioè, ed è quello che è successo a Warren Esatto, quindi quando tua azienda grande ti trovi... Sono pochi stronzi che fanno rumore, ma fanno tanto rumore e cominciano a insozzare, insozzare, insozzare. Allora tu, per levartele dalle palle, per dare il contentino, accetti la, la decapitazione che il popolo ha fatto. Quindi, cioè, questi sono solo tre che mi vengono in mente, poi ce ne possono essere altre. Quindi Fermo, perché hai, hai ragione, la... ma secondo me è un punto importante. Quello che dici tu, e che è quello che molto probabilmente fanno tutti, è minchia, ragazzi, che stanno massacrando su Twitter. Togliamo sta cosa, chiediamo scusa. Ma e questo lo diceva um, Mark Millar e lo dice chiunque. Regà, il popolo di Twitter non è il popolo dei fumetti e il 99% non è mai il popolo della cosa che sta criticando. È vero. Non sono i vostri clienti, sono persone che non leggeranno mai quello che scrivete e questo lo dico a chiunque voglia mai fare un fumetto in vita propria. Non sono il vostro pubblico Twitter è un social tossico Twitter da è, un to è un social in cui c'è la gente Che il cui hobby è stare su Twitter Il hobby non è leggere i fumetti L'hobby è leggere tweet. Quindi loro fanno quello Ma non è, cioè, l'idea di dire Faccio un fumetto che sia per il popolo di Twitter È sbagliata Perché il popolo di Twitter non compra i fumetti I fumetti, ragazzi, ve lo ripeto Da persona che è autore di fumetti Ha una fumetteria, una pagina di fumetti I fumetti roba lasfigati. Il fumetto è roba da una piccola nicchia che se lo compra, non sarà mai una cosa di massa. È una cosa di massa il manga, perché c'è diventato. No, cioè, se siamo tutti fighi. dire che noi leggiamo i fumetti grandi, però <ride> ricordatevelo, siete una minoranza, ok? Ed è una minoranza della minoranza delle persone. Molti meno di le cose. Quelli... Di... vai. Ah, volevo aggiungere questo. Quello che dici tu, è vero, e aggiungo, si è creata una battaglia tra i lettori bianchi, i lettori neri, i lettori etero, i lettori gay, che una volta non esisteva, ma io te lo dimostro semplicemente, e, e può fare eco Starcork perché un tempo abitavamo insieme, voglio dire, uno dei miei eroi preferiti era Jon Stewart, delle Lanterne Verdi, che è nero. È anche la mia ma non, non perché è nero, perché è un figo. Perché è figo! Perché è, un perché è figo! Esatto, era uno cazzutissimo, a me piace Wonder Woman. Lo leggevo la, Wonder Woman la leggevo quando ero ragazzino. Non perché, oddio, mi sento donna. No, perché Wonder Woman era una strafiga, spaccava il culo ai nemici. E le sue storie erano disegnate bene e interessanti. Che questo e è le scriveva un fumetto Josh Perez. Non è una donna, è un altro punto, punto che è sempre interessante per smontare la solita retorica del cazzo. Che una donna la deve scrivere, eh, una donna il fumetto. Ed è per le donne, ragazzi. Wonder Woman esiste negli anni 40, e ve lo giuro, eh. Non l'ha mai letto un pubblico femminile? Una piccola parte sì, ma la maggior eh, parte di ma la femminista storie... dirà no. Ma perché quella era, era il maschio che... tossico che voleva la donna sessualizzata, scritta per piacere a, Io al maschio? Io non e ho cazzato. mai trovato nessuno che si lamenti del fatto che le donne ora sono più coperte, nessuno è più incazzato delle donne, nessuno. Che dicono poi caputala, mi piaceva vedere quelle fregne. Ma fa, Normalmente, tra l'altro vai a vedere pieno contento. di cosplayer è pieno di Ma, cosplayer esatto. E non mi sembra che dei cosplayer dicano: no, però ho fatto la versione pudica di Elettra, No, anzi, le spogliano perché, ancora cioè, di più no, a ragazzi, volte. Cioè, è, è questo contesto che è però, assurdo... ragazzi io scivolo nella letteratura perché io insegno anche inglese e italiano e quindi a volte mi vengono in mente queste cose. Ma porco Giuda, Tennessee Williams, che scrive un tram chiamato Desiderio, scrive uno, due dei personaggi più belli della storia e della letteratura, Blanche e Stella, sono donne e le scrive bene lui, lui che è un uomo. Poi. Cioè, non è vero che bisogna essere donne per scrivere le donne e uomini per scrivere gli uomini, per scrivere di gay. È una stronzata questa cosa qui. Cioè, è una roba oltretutto che crea un segregazionismo orribile. Sì. E esatto. Sinceramente, che trovo veramente Ma che, che va per, verso il, sono d'accordissimo. Lo vediamo dalle vecchie serie tv e le nuove serie tv. Oggi, per esempio, ti trovi quella cagata di Umbrella Academy, dove ci sta, eh, che secondo me è una persona stupidissima, che è eh, Elliot, l'attore trans. Eh, che ha dovuto a tutti i costi modificare eh, White Violin sì. sulla base de delle sue ideologie e ha detto ai gay devono essere interpretati solo dai gay, eccetera. Ti trovi, per esempio, Big Bang Theory o ti trovi How I Met Your Mother, che sono state due serie che hanno fatto il botto, dove Sheldon è un attore omosessuale eppure. Interpreta E qui. il padre di è un attore omosessuale e fa uno womanizer e uno cioè, womanizer. Fa, fa il playboy cioè, Allora, fa, fammi e... capire: solo i gay devono interpretare i gay, eppure abbiamo esempi virtuosi sì, di sì. omosessuali che hanno interpretato mm. eterosessuali magistrali Ma o al contrario. Brokeback Mountain, film bellissimo, certo, che parla di una storia omosessuale, tutti e due gli attori etero e, e, e regista donna. E peraltro, regista cienese, donna, cioè. Ma anche lì, qual è uno dei più grandi scrittori di Daredevil? E no senti, però siamo tutti d'accordo, donna. Qual è uno dei più grandi manga della storia? Full metal alchemist. È scritto e disegnato da una donna. Beh, no, parliamo Parliamone, full metal è amo... Sono i più bei manga, parliamo. Bellissimo. Non, 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 tanzo, <ride> È eh, un sì. è di una donna, è di una donna è una Full Metal cioè, sia una Che donna. diavolo! Ma a me la serie Dai, che è sì. piaciuta di più dei Gallieri dello Zodiaco, che è lo Scanvas, è fatto da una donna. E lo Scanvas, infatti, non è più canon. perché no, 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 no questa è storia. Questa è storia. Ah. E eh, adesso c'è Next Dimension, che è che una, una cagata liquida che sul pavimento. <ride> tra tra l'altro, il decimo black di Next Dimension è Luca. Abbiamo una cascata di vocabolari e il 12 di. Difficile. Quindi diciamo facciamo come regola quella di rispondere ai vocali in maniera concisa e non aprire mille parentesi, altrimenti non li ascoltiamo. Io sono nerd fino al midollo. Mi sono trovato quest'altri eh, sì, due. Non cioè. so, cercate di contenere Essa la da. nerditudine Va che bene. sappiamo, perché io Dai, potrei vorrei. aprire delle. Delle parentesi su Star Trek inclusivo, ma vabbè, andiamo avanti. Sì, e anche Ateo: Star Trek è la Repubblica Atea che funziona. vero? Ma si deve parlare anche di Vaticano. Vaffanculo. Posso, posso aprire cose infinite su Star Trek e ascoltiamo il messaggio vocale di Pasquale. Vai. Buonasera ragazzi, bellissima puntata come sempre, eh, un piccolo spunto di riflessione su quello che successe negli anni 50 con, la, eh, con il libro Seduction of the Innocent in cui eh, yes. praticamente mh, ven, venne, eh, da, ha dato ai fumetti il, la colpa di traviare i giovani eh, e quindi si fu una, una presa da parte delle case editrici di censurarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. Da lì però possiamo dire che è nato, un, una, poi negli anni 80 quello che noi chiamiamo Dark Age, ma sono nati personaggi come la Moore, come eh, il Swamping, eh, poi successivamente abbiamo avuto Preacher. Eh, abbiamo cominciato ad avere delle testate fumettistiche molto mature e molto forti. Eh, che trattavano temi estremamente ehm, forti e, e interessanti. E andavano ad alterare quello che erano i vari canoni. Che fino allora avevano segnato le testate. Pasquale. Grandissimo, io sono tre rispondere. volte. Che, sì, faccio una prevenzione: sono velocissimo. No, eh, sono tre volte che voglio dire questa cosa e non, continuiamo a divagare. <ride> quindi, <ride> grazie Carità tu. Perché è esattamente quello che sta succedendo adesso, ok? anni 80 esce il of the Innocent, quindi i genitori super religiosi dicono no, i nostri bambini diventeranno gay perché leggono Batman che dorme con Robin e bla bla. Esce e viene creato il comics code e la risposta degli autori è vai al diavolo, si forma la Vertigo, si formano eh, tutti i fumetti alternativi. E questo secondo me è l'enorme problema rispetto a quello che succede adesso, perché è la stessa cosa, ok? Il Twitter è la nuova religione, sono i nuovi bigotti. Sono quelli che dicono sì, che sì. le donne si devono coprire esattamente come le mamme a pensieri negli anni '70-80. Sono quelli che dicono che non puoi dire questa parola, non puoi fare questa cosa perché il Signore ti punisce negli anni '80 e la, la folla ti punisce. In... L'unica differenza è che quello che non abbiamo adesso, per ora, è che non c'è una risposta violenta dall'altra parte. Violenta, tra virgolette. Per okay? ora. Cioè, non c'è uno che per dice ora. vai al diavolo, facciamo un'alternativa. Per ora l'alternativa è come cioè, rimanga. Ora. Vai Andrea, no, ottima alternativa. Sì, sì. in, in realtà, proprio questo dagli anni '80 e da Moore che ha comunque cambiato il fumetto, Miller, la British Invasion, Morrison, eccetera, è nato poi il fumetto anni '80 e '90 che è diventato il fumetto dei mille generi dove ognuno di noi poteva trovare qualcosa perché c'era Preacher che era offensivo, era. Comunque, in your face potente, pieno di parolacce, pieno di porcate, c'era in contemporanea Youngblood di, di Liefeld che era invece supereroismo puro, completamente ipercinetico. C'erano i fumetti poetici di Gaiman, eh, Sandman e così via. Aveva è una nata la Image sì. Quindi, McFarlane, Mega Portadorto, la la è nata la Dark Horse. Oggi, stiamo assistendo alla fine di quel processo alla morte di molte case editrici storiche e alla sempre minore eh, possibilità di fruire di, di fumetti diversi verso la stessa direzione. L'unica alternativa vera in questo momento è il Comics Gate, che però è particolare e forse dovremmo parlarne a parte, non lo so, è un fenomeno molto particolare e complesso. Purtroppo Perché nel Comics Gate è si è infilata tante partitismo però ragazzi è, è purtroppo normale perché se dall'altra parte no, 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 è tutto però... partitismo di là ovviamente se, tu, se io identifico nel male perché tu ti identifichi in quella corrente politica allora la reazione normale è ok allora l'altra parte è il bene che purtroppo. ovviamente è un discorso idiota ma è il discorso naturale che ti viene da fare certo ci ce sono degli esaltati nel Comisgrater ce ne sono sicuramente Certo che c'è gente che è borderline criminale, che sono quelli che sì. hanno fatto... C'è stato una sorta di attacco ai, sì. a delle fumettiste in, una, in un locale. Quelli sono coglioni, non essere allontanati. Ma comunque, che tu dica che i commis Gate sono nazisti, fascisti e tutto quanto, è una puttanata. Eh, se chiunque abbia Stanno visto come... Stanno la stessa fine dei game gate, Esatto, esattamente uguale. Che non volevano nient'altro. Gemello, esatto. gemello. Ma, ma è sei. quello, cioè, è esattamente quello. So, c'è una nel... differenza però... Beh. Che Covid Gate sta facendo i soldi e van Sky fa i milioni con sì. una cazzo di rametica allora. Cyberfrog, oltre al fatto che è ben disegnato, è un personaggio di merda, eppure funziona talmente tanto che fa i milioni perché sì, la assenta, gente ha la... voglia così tanto di leggere qualcosa che non sia la stessa polpetta tutti i giorni con la ragazza con i capelli blu, col gay, col nero. Queste cose qua che piuttosto legge Cyberfrog, che la gente torna su spawn di Uh, McFarlane ci sta dicendo di ritornare e che sta facendo Spawn Universe è molto figo perché ricordiamoci: ha avuto che per... dopo che se n'è andato capullo. Secondo me, certamente. Ma Spawn è una serie che teoricamente no. non doveva continuare, da Dove cioè... finire lì al centro. E, secondo me. Comunque, per chi non lo sapesse, perché è una cosa che non si sta stata in Italia. Van e viene cacciato dalla Marvel ADC. L'unico personaggio di quei diritti è questo cazzo di Cyberfrog che, raga è una rana cyborg. Cioè, che cazzo ci puoi fare? Fa il Kickstarter e raggiunge. Un milione e mezzo di dollari. Cioè, ma quale ma come può? Cioè, una cosa del genere è perché la gente davvero si spia nei coglioni piuttosto che leggere ancora Capitan America. Perché se no non gli dai un milione e mezzo a, a Vaschiva. Sì, questo e ripeto... hai evidenziato un altro grande problema degli mm. americani, secondo me. Queste serie infinite. Dove esatto. oggi, cioè se io oggi voglio iniziare a leggermi. Che ne so gli X-Men, Capitan America o yes. che cazzo ne so, Batman ah poi non, non parliamo di mille e di DC, non apriamo, non apriamo allora, non ne parliamo ma se vuoi ne parliamo se vuoi faccio una puntata solo su quel non riesco a trovare un vero inizio eh, non riesco yes. a capire da dove agganciarmi 60.000 cose aperte richiuse 60.000 testate e poi devo stare alcuni arretrati sono introvabili a volte li ristampano in maxi sì, acto, sì, sì. diventa un delirio che già è disincentivante poi esatto. l'altro problema è che non c'è una reale fine esatto. il bello dei manga è che io ce l'ho dal primo al 20 dal primo al 50 dal primo al 60 a parte One Piece che ormai ha riempito i coglioni <ride> un po' sì e ho un inizio una fine ho una storia una storia ha un inizio uno svolgimento e una fine. Ok, ci sono belle mini saghe autoconclusive dell'americano, yes. però non hai una genesi reale ormai moderna no. e un vero epilogo dell'americano. Posso rispondere, Luca, però, a una vai, cosa? Vai. Allora, io nel 91 ho iniziato a leggere fumetti perché il mio compagno di banco, Paolo, che chissà se è ancora vivo, mi prestò in prima liceo tre albi, un Fantastici 4, un Thor e un Silver Surfer in mezzo a delle saghe. Fantastici 4 di John Byrne c'era il Thor, mi sembra di Simons, non sono sicuro, e, ehm, e i Cyber Surfer di Starling. Io avevo 15 anni e mio fratello qui Starport ne aveva 9. Iniziamo a leggere e io ci trovai un milione di riferimenti a storie che non avevo mai letto. E dissi, che figata, minchia, voglio leggerli tutti. Non dissi, oddio! Questa roba è già cominciata. Forse dire. negli anni '90. Forse nei 90. Negli, negli anni però... '90. Ma nel 2020. Oh, no. Allora, però. Eh, no, vediamo... Adesso perché, ma perché fa schifo, <ride> non per la continuity. <ride> o le cose. Però... Che dice... Vediamo, carota e bastone. Vero quello che dite, certo. Però è anche vero un'altra cosa. Che oggi sono personaggi così conosciuti che non mi devi più spiegare chi è quel personaggio, ok? Negli anni... Cioè, ora, Starlord, che poi caputtana Chiunque sa chi è StarLord, chiunque sa chi è Rocket Raccoon, chiunque sa chi è Falcon per i film, per i film. quindi già hai una cioè la cosa che è veramente già, se dico assurda, chi è Buster Gold lo sanno in 10. Lo sanno in 10, poi adesso ma vedete che poi funziona facciamo fare. facciamoci una risata, in uno di quei tor che mi prestarono c'era la miniserie di Rocket Raccoon Personaggio ignorato da tutti che oggi è il rocket, dei guardiani della galassia che conosce sì. anche il bambino di 5 anni, capito? Sì. Pensa a che livello siamo di differenza di notorietà dei personaggi. Ho eh, eh, anch'io la maglietta di Peter: sta spammando, sì, andiamo avanti ci sono con messaggi, i messaggi. Ci sono messaggi. Sì, sì, sì. Intanto <ride> come lo, lo fa Riccardo ah, in vabbè. realtà. Manuale, Vai, hai eh. ragione, Riccardo, Scusa, divaghiamo sempre. Ciao, ragazzi, piacere, sono Simone. Ehm, vabbè, intanto state facendo una conversazione molto interessante. Eh, no, volevo chiedervi una vostra opinione in merito uh, a questa cosa qua. Allora, vabbè, io parto dal presupposto che um, cioè, l'arte in quanto rappresentazione mh, della società fondamentalmente è, è giusto che segua quello che è il sentire comune, quindi si, si sta andando verso una, una sensibilizzazione di certi valori è giusto che in qualche modo l'arte rifletta questa cosa qui chiaramente quando si fa un, un, un percorso del genere ci possono essere degli scivoloni le cose possono anche essere fatte male voi avete fatto due esempi perfetti che è l'esempio di nuovi personaggi femminili di star wars che sono scritti male oppure del fumetto che avete appena fatto vedere in cui um, cioè lo dico senza cattiveria è palese che si sta facendo un po' di propaganda cioè tu scrivi una storia buttata lì per mettere in bocca ai personaggi delle frasi che sono appunto puramente propagandistiche. Quello che vi chiedo è, secondo voi, il motivo per cui spesso le cose vengono fatte così dalle grandi aziende, tipo in questo caso uh, la Disney, che ha inglobato la Marvel, che è, è, è un, un, come dire, un demiurgo nel mondo dell'intrattenimento, il motivo per cui le cose si fanno così non è perché si ha una certa fretta di far arrivare determinati messaggi e quindi nella fretta di farli arrivare eh, le cose si fanno appunto male si fanno in modo poco studiato perché cioè io ci credo poco diciamo all'incapacità degli autori assunti per scrivere certi tipi di storie a me viene da pensare che il motivo per cui a volte le cose si fanno in maniera così frettolosa è perché è come dire l'intento è eh, dobbiamo recuperare un sacco di anni in cui non magari queste minoranze non si sentivano rappresentate, ipotizzo, e quindi per cercare di aggiustare il tiro si cerca di fare le cose nel modo più veloce possibile. Cioè, secondo me è più veritiera una cosa del genere, però mi piacerebbe una vostra opinione in merito. È molto ottimistica <ride> come lettura. Cioè sì, senso... è anche ostile, cioè nel senso, io non riesco a... Ah, ammettiamo, ammettiamo che va bene, ci sono state... Eh, ora ci sono più minoranze nei fumetti. Ma non è una vendetta, ragazzi. E quello, non è una vendetta. Cioè, non è che deve essere ahà, ora ve me la mettiamo nel culo, ora togliamo le storie in cui c'erano gli eroi. Allora, prima di tutto, io lo so che è una frase che alcuni di voi siete scioccati: il pubblico è quello che decide, ok? Non sei tu. Il pubblico vuole leggere delle cose e se tu non glielo dai, lo troverai da un'altra parte. Sempre manga. E se il pubblico è e questo chiunque può confermarvelo: per il 99% del pubblico di fumetti è eh, di una certa età, generalmente maschio, generalmente eh, caucasico, bianco. Voi ha storie in cui più o meno la maggioranza dei presenti sarà questa, ma non perché è omofobo, razzista, ma perché è normale, maledizione. Cioè, è normale perché se ehm, e peraltro i grandissimi della, um, dei fumetti del. Uh, Africani, Andrea, aiutami come si chiamano? Eh, Public eh, Comic Republic. Che sono fumettisti no, africani nigeriani, fortissimi, fanno fumetti in Nigeria. Guarda caso, la maggior parte dei protagonisti è di colore. I giapponesi fanno i manga. Guarda caso, la maggior parte dei protagonisti è giapponese. Non è una cosa che dovremmo stupirci, ok? E di nuovo che cosa mi vuoi dimostrare cioè vuoi metterci il personaggio di colore e metticelo. Metticelo. metticelo il personaggio di minoranza metticelo ma non deve essere una vendetta nei confronti di chi non lo è se no il personaggio cioè il lettore di minoranza magari lo compra magari no l'altro si fa vedere il culo perché legge un fumetto Black Lightning di, di, di e... Netflix diventa of... diventa cioè, è una serie of... in cui ma io perché è, razz è razzismo cioè, contro che... i bianchi Ma <ride> il punto è un neo, vedrebbe mai una serie in cui tutti i personaggi neri sono criminali, tossici, fanno cazzate, picchiano le donne e alla fine eh, muoiono di overdose? No, perché io dovrebbe vederla? E perché io dovrei vedere una serie in cui è il contrario Non voglio vedere nessuna delle due cose, voglio una serie in cui... Vuoi raggiungere anche qualcosa? Sì. Vai. Una cosa in risposta al vocale che diceva che l'ultimo che diceva, diceva che l'arte si deve un po' conformare anche alla società. No. No. Sì, ma l'arte deve essere anche tanto offensiva. Esatto. Cioè, io voglio essere offeso dall'arte anche. Parlavamo prima di Preacher. Preacher è offensivo e di brutto anche. Ed è figo per quello. Io non amo Ennis particolarmente, ma Preacher è un calcio nel culo ed è offensivo. Oggi si ha una paura di offendere chiunque da arrivare a non produrre arte, perché si rischia di offendere chiunque. E questa è la cosa brutta si è più l'arte se continuiamo verso una normalizzazione costante di questo genere è orribile proprio cioè, lo citavamo prima. prima dico lo citavamo prima dal tramonto all'alba che è un film che oggi non potrebbe essere prodotto no. perché non cerca i box delle minoranze c'è cioè giusto il cinese e, e c'è il nero vabbè, nella parte finale c'è Salma Hayek che trovatemi una donna che non dico una donna non dico un uomo che non dica che in quel film è clamorosa è pazzesca è incredibile non lo puoi più fare. Non fatto puoi schiappare il cazzo. Eh? Ma eh? che puttana, cioè, è incredibile. Sì. E non la puoi più mostrare, perché la donna deve cioè, essere. Eh, ragazzi, cioè, se non possiamo produrre un film come Dal Tremont all'alba, non vi sto parlando di cazzo. Roba di alto livello, non è quarto potere, ok? Eh, figuratevi come si può produrre arte. Cioè, l'arte deve essere per forza provocatoria, ragazzi. Oppure deve essere di altissimo livello, perché con tutto il male che gli possiamo volere al Vaticano. Eh, la la basilica è, è fantastica, però si può fare. Io ma viene poi viene attaccato. Se hanno fatto la reunion sì, l'altro sì, giorno, non, ci sono, sono detto, non ci sono neri Ma di che? Ma che volete? Cioè, ma, ma, ma perché? Auro Mettio e Madre non c'è un personaggio di colore. Eh, perché e su Waganda poi... non c'è un solo bianco? <ride> ce n'è uno, c'è cioè cosa? <ride> e due no? Esatto cos'è cioè, il token dei bianchi regà, ma davvero volete, volete questo cioè volete eh. c'è un, un nero Mauro è, è il fratello gay di Barco di... io volevo far vedere invece rispondere alla cosa Do fai, però sai le cose fatte di fretta Alt. fretta di che? si sì, può calato. con molta bravura criticare il razzismo regia ingrandiscimela magari Mi qui. ah mica roba. Que oh. sì, sì, Oh, questo fumetto è letteralmente un capolavoro. Io lo metto probabilmente nella mia top 10 per disegni e per storie. Black Sad. Ok? Tutto il primo volume è contro, contro il razzismo, contro il razzismo. Il protagonista fa capire fra le righe che comunque lui rientra nelle minoranze perché è un gatto nero certo. in mezzo a tutti questi animali bianchi appunto il maiale bianco il lupo bianco la donna la bianca il gufo bianco che fanno propaganda per il bianco del pelo ok non c'è in questo fumetto che è un capolavoro nulla di offensivo nei confronti dei bianchi perché tu non mi stai dicendo tutti i bianchi sono razzisti tutti i bianchi sono privilegiati tutti i bianchi fanno schifo tu mi stai dicendo questo specifico gruppo di bianchi, che è palesemente eh, il, una sorta di KKK barra nazisti, fa schifo. E non mi stai dicendo tutte le minoranze sono le migliori, sono le strafighe, eccetera, ma mi stai dicendo ci sono persone appartenenti a minoranze che sono strafighe come Blacksad, che è il gatto nero ed è certo. un figo, e ci sono personaggi appartenenti alle, alle minoranze che possono essere anche degli stronzi. Perché ci avrà il coccodrillo, che era una delle minoranze. Sì. Che era un figlio di puttana fino al midollo. Cioè, è quello che diciamo. È cioè, che che. Era una che, storia! Quelli che oggi eh, dicono voi siete i fascisti, eccetera. Noi negli anni Ottanta. 80... Guardavamo Capitano America picchiare il teschio rosso. Capito? E nessuno diceva, però mica il teschio rosso. Hai ragione. Non è che ha tutti i torti. Dicevamo, vai Capitano America, spaccagli il culo. C'è la fantastica, ne abbiamo parlato tempo fa. Storia eh, in cui Teschio Rosso racconta per la prima volta le sue origini. Scopri quale uomo miserabile è, ok? Che faceva il cameriere per Hitler e poi te lo prende in simpatia e lo rende. Ma vedi questo uomo gretto, schifoso, eh, senza proprio. Mai una, una vita in cui tutto quello che gli è stato dato gli è stato dato per un motivo sbagliato e lui è, è in qualche modo ormai costretto a odiare. e Capitan America che affrontando gli dice: Io e te non siamo niente, siamo due vecchi stanchi e quello che stiamo facendo ormai è, si consuma nella lotta fra noi due, cazzo. Ma nessuno dice: Beh, però, <ride> John Smith gli ammolla. No, siamo sempre stati alla parte di Capitan America, ma lo Sai scontro perché? è interessante, eh? Sai perché? Eh. Perché quello scontro è epico, Sì. perché dentro sì. c'è l'epica, perché il teschio rosso è un individuo che ami odiare. Esatto. Come ami odiare Siro o Carnage, perché sì. sono delle facce di merda di prima categoria e quindi. Ami che ci siano perché ti sei creato un nemico che è incazzato e forte. Esatto, esatto. Cioè non bisogna... posso odiare la signora che va a comprare il pane perché non è che se è bianca diventa interessante come nemico, no? Fa cagare l'idea, questo è il punto. Cioè, manca eh... l'epica, semplicemente. Esatto. Che è veramente il motivo per cui è anche difficile creare dei cattivi figli adesso. Bah. Comunque certo. mi sa che stiamo andando molto a no, no Però nuovo. abbiamo fatto vedere. Ah, Ora okay. non vi faccio. Ritorniamo sì, all'esempio appunto di Nine Stones, che era quello sì, fatto sì. dal ragazzo trans. Non ve lo posso far vedere perché ci Sette, chiudono comunque il Comunque, qualcuno ha citato ci giustamente Mouse, che è un capolavoro, Maus, che capolavoro andrebbe insegnato a scuola. Mouse è un fumetto scritto da Spiegelman, uh. il figlio di un sopravvissuto all'olocausto, sì, ha vinto e, e, ha vinto tutti per così e Punto. rivede Lulu Nobel l uluk, l uluk, eh, Nobel addirittura wow. Pulitzer la Moore per, per Watchmen ok Nobel uh, Spiegelman o il contrario non me lo ricordo onestamente non sono così bravo. comunque dove il nazismo viene visto con i nazisti i gatti e gli ebrei topi, topi e i polacchi No, i francesi rani i polacchi i cani gli americani cani gli americani cani sì e è un fumetto Topolavoro. incredibile che vi spaccherà il cuore a metà e anche qui, e questo è fantastico per chi ha letto Mouse, a un certo punto c'è questa cosa che è perfetta: in cui nel presente, mentre il padre racconta la storia ad Art, eh, loro vanno in macchina a fare la spesa. Cioè, ti sei ricordato da... come si chiama eh, certo Art Spiegelman? Art Spiegelman, ma il personaggio? Sì. No, Beh, il sì. personaggio non me lo ricordo, onestamente, è l'autore si chiama Art Spiegelman. Sì. E loro si fermano per dare il passaggio a un autostoppista di colore. E lo caricano in macchina e il padre, per tutto il tempo del viaggio in, uh, in ebraico, recita, Ma che cosa avete fatto? Questo ci ruberà la spesa, questo ci ruba i soldi. Fatelo scendere, voi siete matti, quello puzza, così, no? Eh, lo fanno scendere e fanno: Ma papà, tu! Cioè, tu che hai vissuto i campi di concentramento, sei razzista? Fanno, e fanno, che c'entra? Lui è nero. <ride> e... E tu dici, Sì, Sì, probabilmente andrebbe succede, così. Succede, eh, succede. Perché? Beh, è magneto, reale. Che, magneto che da campo Come di se concentramento. Magneto vabbè. che sceglie di fare i campi di concentramento per gli umani. Cazzo, è un personaggio che capisci subito quanto è grande quanto è forte. Non, se, come fai se più eh, interessante magneto un um, amico degli X-Men cioè di come questi. ti possono dare del nazi se adori Maus certo. se adori Black Sam, ma perché certo. nessuna idea di, co di cosa sia questa Indiana roba Indiana Jones Indiana Jones cioè, è Jones, contro certo. i nazi Poi miseria ma stiamo e scherzando e poi dicono "Ah, oh, non ti è piaciuto Lil Drum ma <ride> un altro ce l'abbiamo oddio esatto. Cioè, no ma... non l'hai messo Lil Drummer un altro ah oddio no no no, no non ce l'ho <ride> cioè, su... oh, messo però se vuoi ce l'ho messo ma non lo voglio mettere

con, eh, con lo strumento, diciamo, con l'espressione artistica, è più corretto dire, con l'espressione artistica del fumetto. E lì si rischia anche di, eh, di diventare partigiani nel senso che ti metti da una parte che collima con uno o più partiti apertamente. Ma allora a quel punto lì è giusto o sbagliato? Cioè allora. qua, qual, è, qual è il confine? Qua. Quando allora, è no, oh, che non deve essere partitico diciamo e quando è che mh, è meglio che sia partitico il, il fumetto. Allora, noi, so conosciamo bene, okay. noi conosciamo bene di persona anche Daniele Fabri Io ci purtroppo una... devo chiedere scusa, non so chi sia Abbiamo fatto anche una diretta con Daniele Fabri okay. eh, Comico... Ah, è l'autore di Quando c'era lui. Bravissimo ah! e A cui abbiamo regalato la bestemmia palindroma Che è a salire di Olognomo Mongoloide Rilassa okay. L'abbiamo creata okay. apposta come regalo per eh, Daniele Fabbri okay. che tra l'altro assieme a noi sarà uno dei testimonial del um del uh, no blasphemy nell'arte okay. eh, nell'evento che si terrà a Napoli festival delle arti, festival delle arti censurate che Ma si terrà a Napoli meraviglioso, ci saremo sì, sì. E, ok io ho letto tutto quando c'era lui, ce l'ho avuto in fumettiera ho avuto anche parecchie copie e allora, c'è stato il casino che gli hanno e io voglio dire questo okay, ehm, al di là delle simpatie politiche di ciascuno un gesto come quello che ha fatto di Stefano di versare la Coca Cola sui fumetti è una cosa che a me fa cagare, mi fa schifo e, e odio chiunque possa fare una cosa del genere, vergognoso. ok? Vergognoso, vergognoso. cioè, perché poi, soprattutto se lo fai tu che sei di un parito di destra a cui hanno sempre usato di fare questo, lo vai a fare se è un idiota perché, se, cioè, vaffanculo. cioè, questo lo voglio dire per come prima cosa. Il fumetto di Nene Fabio l'ho letto, eh, è molto distante dalle medie politiche, ok? Eh, però è un fumetto che fa quello che deve fare, non fa finta, ok? Non, non fa finta di non essere propaganda. È palese, che la, la, quale sia la sua la parte politica la dice bene e fa anche idee. Cioè, quello è un fumetto che secondo me è palesemente schierato. e Cioè, palesemente, lo è come il Capitano Mega degli anni 40. Però okay? attenzione: sono due prodotti e... molto diversi: sì. il comics action eroistico di Esatto, è ovvio! Dal singolo albo chiamiamolo d'autore, sì, sì, sì. cioè. Tra l'altro, satirico. Sì, sì, sì. Io, per esempio, invece sono molto vicino alle idee di Daniele. Però se mi trovassi quelle idee sì. dentro esatto. un fumetto, che cazzo esatto. ne so, mi apro il nuovo spawn e esatto. mi trovo esatto. quelle cose, io direi: Perché? Sì, è così. È così. Però se mi apro il fumetto di Daniele Fabri e non ce le trovo, esatto. mi domando: sì, sì, Perché non le ha messe? Sono d'accordissimo. come uno, zero uno calcare. Uno. È il discorso che, se io vado a vedere un porno, voglio vedere il porno, non voglio vedere un corso di pasticceria. Se io appunto quando c'era lui, che come Mauro, io ho idee molto più estreme di Mauro, assolutamente, eh, intendo Starport, scusate. Io sono molto distante da queste idee qua, ma non mi dà fastidio l'esistenza di questo momento qui, perché comunque è onesto e dice quello che vuole dire. Non mi ha fregato. Se invece io apro ah, Spider e ci trovo un trattato di politica, mi rompo il cazzo perché. Perché da dove è uscito? Tutto questo. e il discorso è quello lì. Se io compro un videogioco dove mi dicono si spara ai nemici, se invece poi faccio la maionese e dico che cazzo, ma lì mi hanno scammato <ride> Magari fai dell'ottima <ride> maionese, però non è quello <ride> che... <ride> che ho pagato. Se io mi voglio vedere il cartone animato di Men invece, poi mi trovo. Allora, sul <ride> cartone animato di Man, ragazzi, la cosa è, eh, è agghiacciata. No, è agghiacciante perché è la toppa è peggio del buco. Io non lo so. Allora, noi abbiamo fatto quel post, poi ci siamo si presi un bel po' di insulti perché è arrivata la gente, no, perché Kevin Smith ha detto che non è così, per chi non lo sapesse è molto in breve. Sta per uscire un nuovo... Mh, lo possiamo far ma... vedere? Ah, se vogliamo sì. Vai. Ok. cosa? Il trailer di Iman Stessa cosa per dire Più Zero e Carlo, tanto per... Eccolo parlare. qua. E Zero Calcare pure è un altro che comunque. Zero tanto, mo' se vuoi ne parliamo. Tanto mette le sue ideologie politiche. E io sono, io lo, di lo dico, io adoro Cappato, sono fortemente sì. liberale, e ho votato Emma Bonino per tutta la Molto mia vita. Bene. Queste sono le mie posizioni. Giuste, e sbagliate, che siano Speriamo A che me... al momento giusto Cappato ci porti in Svizzera Se no ci ammazzeremo mangiando esatto. petali <ride> A me le, alcune posizioni di zero calcare Mi lasciano estremamente eh, rabbrividito Però allora. ah, se fossi un editore L'avrei stampato subito A 100% Subito ah, Calcare subito. come fumettista è un mostro Disegna di storie Fantastico, simpatico, ha uno stile suo originale, Fre Assolutamente, è fantastico, ok? Cioè, dello stile moderno, secondo me, Zoracai va insegnato a scuola, sì, sì. cioè, è proprio lo stile dinamico, mm -hmm. si vede che uno si è fatto un culo così. No, è bravissimo! E io una cosa che voglio Gioracai è ricordati cosa ti ha reso famoso. Non ti ha reso famoso la, lo, politica. la politica. Ti ha reso famoso la cultura la pop, pop cultur. la cu cultura e, pop su, e quindi su fai quello che vuoi, ma ricorda dove vieni. Comunque, se vogliamo vedere il termine, niente qua. Nei, nei commenti che cita la prima miniserie di Masha Menander su ma American Unita. Cioè, e' Cario! Avevo i miei cani! E le leonette! Bellissimo! Ah, sì, sì. Grazie Fujiaca, allora. ne... parleremo di questa cosa sulla... Vediamo questo anche, trailer ragazzi. che all'apparenza è bellissimo. Esatto. All'apparenza, vai. vai Riccardo. Io quando... Tu visto... più volte hai provato a conquistare il castello, ma non ci riuscirai mai, Skeleton, Chiama il tuo campione! Hai capito, non te lo fanno vedere fino all'ultimo, tu dici... Eh, glam da morire, questi colori esagerati. e qui io ho detto fermo volevo cancellare il mio abbonamento a Netflix non lo cancellerò allora, ultimissima trailer, parentesi sì. ultima parentesi hanno rotto tanti coglioni per le Barbie ah Barbie non è un modello di donna perché bla 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 Questa è i men <ride> capisci guarda me, Dio merda e guarda allora. i men secondo me questo è eh, sarà un bel punto di discussione perché guardi questo trailer io, ragazzi che sono deluso da tutto e dici cazzo siamo. Cioè sembra. L'animazione è decente. E se avete visto le ultime cose Netflix come Record of Agnock, che io amo il fumetto. E via le, 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 le Grenbiure i pannelli che si sp muovono sparatevi nel culo. <ride> e, um, eh, sembra fatto bene. E tutti erano contenti. Ora facciamo gli uccelli malauguri, ok? Cominciando a parlare della figura del regista che più o meno tutti conoscete, che è Kevin Smith. Chi ha detto Kevin di S non essere Fe un fan della serie? E a Fermi. Allora, chi è Kevin Smith? Perché dobbiamo sempre ricordarlo. Kevin Smith è una persona che, se non fosse un regista, passerebbe le giornate sul divano, stia fatto di marijuana, guardando i cattivi animati. Che a me piace, perché probabilmente anch'io farei la cosa se non fossi eh, un lavoratore. Comunque, è uno che è famoso per Clerks. Per um, film, bellissimo. Per Dogma, capolavoro, uno dei film preferiti. Per Chasing Amy, tanti film che ha fatto. E ha fatto anche dei fumetti. Ok? Kevin Smith è una persona particolare, è mm, di quelli che vi vuole provocare con le cose a dodicenni, ok? Non è Gart Tennis che, minchia, il tizio si scopa una donna fatta di pezzi di carne, di pollo e di manzo insieme, con la parrucca sopra, e dici, Cristo Gart, cosa hai fatto? Kevin Smith vi fa. <ride> Fumo erba. <ride> quando sono figo. Nella sua gestione Batman. C'è cioè Batman che fa. No, perché è la prima volta che, che ho picchiato uno. Cioè, mi sono sboiato dei pantaloni. Cioè, fa queste battute da dodicenne, ok? Che però, vabbè, gli eh, vogliamo bene. A Kevin Smith è fatto così. Ora, se vedete ogni suo film, vedete che è pieno di battute del cazzo. Che però lui è bravo, è un buon vabbè, regista. Ma mettere del dogma. Cioè, anche lì, no? Ah, guarda, non c'ho le palle, eh. E tutte queste cose che se le guardi con l'occhio dell'adulto capisci che è umorismo becero da sedicenne. Però, però è piaciuto. bravo, però ci è bravo. è piaciuto bravo. a tutti. Ha, ha piaciuto a morire, è uno dei miei preferiti di periodo, è bellissimo. E Kevin Smith dice delle cose sospettose, ok? Sì, la un di David, è bellissima la un di David, fantastica, per esempio, un ottimo esempio. E arriva e dice, eh no, perché io sono un gran fan della serie, e poi va a vedere i suoi twitch e dice, no, io la serie non l'ho mai amata, però... Io su Twitch non ci fai sfidamento, raga, perché potrebbe essere ironico, magari eh, um, chi se ne frega, ok? Si è detto per cinque minuti che la serie non gli piace. Giudichiamo dal suo lavoro, le notizie che stanno arrivando sono un po' allarmanti e dicono che Iman sarà presente solo nella prima, forse nella seconda puntata della serie, dopodiché scomparì, scompare, e eh, la protagonista è Tila, la sua fidanzata, più o meno, forse no, ok. Ora. però hanno mostrato alcuni screenshot, hanno gli screenshot. di pagine ufficiali mm -hmm. Netflix dove raccontano questa trama esatto e poi l'hanno hanno cancellate dalle in pagine in cui è Netflix. Tila che deve girare a cercare l'altra spada del potere che poi se conoscete la lore di Man è complicatissimo. è Game of Thrones e quindi vedevo però io giuro che se mi hai fatto un trailer con i Man e basta e i Man non c'è nella serie le ho vendetta verso il cielo però eh, io, spero, come sempre, spero di sbagliarmi. Spero che avremo una bellissima serie sui men. Diciamo paura. che il nome Masters of the Universe Revelation e non I Men and the Masters of the Universe mi fa pensare molto male. Eh... L'avrebbero dovuto chiamare She-Woman e The Mistress of the Universe eh, Abbiamo per esempio fra le immagini che hai Riccardo Vogliamo vedere il nuovo Hulk per favore Winter Hulk Non ti dico qual è l'immagine Perché l'hai fatto? Non ti Beh, dico qual è l'immagine ne... perché ci arrivi perché da solo Perché l'hai fatto? Ah, dove? Nella cartella? Nella cartella, no nell'immagine di Telegram sì, Ovviamente no. ci sta sempre lo youtuber che mi fa morire da ridere Che ne sta parlando Mamma malissimo Mamma mia Perché, perché l'hai fatto? Is a joke? <ride> Mi, fa Mi fa morire da ridere lui. La vedi veramente troppo facile. Non no! ecco <ride> No, per favore, no, ma davvero. Eh dai, su, dai, vediamo, vediamo, vediamo. Oddio mio, fermi tutti. Aspetta. Ecco. Eh, ma anche lì Piglio i race. Le ragazze in Mengs lo volevano guardare se lo guardavano 3 2 1 Vai Sì. eccolo <ride> Santo Dio Ma che cazzo è sta merda? È la nuova Hulk eh, mh, donna la nuova Hulk diventava rosso non, non diventa no. rosso è un altro Hulk che in realtà è il generale Thunderbolt Ross che, per, cioè, che, che è quello che dà sempre la caccia dell'esercito per batterlo eh, prende è i cinzia. poteri di Hulk è Cinzia non è Cinzia non è She-Hulk allora anche qua non è She-Hulk e qui eh, vediamo questa cosa del continuo essere contro i personaggi sessualizzati quanto sia eh, ridicolo, ok? Shulk, cioè la cugina Jennifer Walters di Bruce Banner che è un avvocato di successo. È un avvocato di successo. E eh, controlla molto meglio del fratello la sua trasformazione, sia sì, estremamente a meno, meglio. Ha meno potenza di attacco, però è più agile, cioè così. E tu eh, hai avuto una serie negli anni 80, un successo incredibile di critica e di pubblico, scritta da John Byrne, in cui ora tutti stanno a dire Deadpool è il personaggio che rompe la quarta parete, e parla con i lettori. Shulk lo faceva negli anni 80, ragazzi. Shulk strappava le pagine per parlare con il lettore, si menava con le, le, le letterbox, ok? Era una cosa estremamente avanti per i suoi tempi, era fantastica e tutti la amavano. La Shulk adesso non può più essere sexy. Quindi è grosso, non si chiama più Sciulca e chi... Basta si chiama Hulk perché e basta. Sciulca era perché... troppo eh, sessualizzante, cioè, ma anche lì, ma quale ragazza è più contenta di questo? Primo, le ragazze non credo comperso Shulk, e, e se lo facevano era perché gli piaceva il personaggio. Cioè, qua, qual è la percentuale di esseri umani che ha pensato. Ah, Vorrei comprare Shulk, ma non lo farò perché è troppo sexy. Ma se me la rendono una Virago, allora lo compro. Ma chi fa un ragionamento del genere? Cioè, su che cazzo di pianeta devi vivere per pensare che questo sia il tuo pubblico? Perché chi pensi che abile. Lei di più? è proprio Shulk. No, lei è un altro personaggio ancora altro che dovrebbe ancora. essere un incrocio, eh, teorico, non credo biologico, fra il soldato d'inverno e Shulk e Hulk, sì. Quindi un uh, Hulk russo, ok? Più che un Hulk rosso. Non lo so, la trama ancora deve essere sviluppata, ma però... però... è donna. Sì, sì, è donna, perché sì. E che cazzo vi devo dire? E, ma... Comunque, ah, no, no. quello che ricordo io è effettivamente Jennifer Walters. Ah, sapere. ok. Allora alzo le, io che le, le mani. Io ho diritti di averlo così. Non lo In so. In caso di violenza alzo le mani. E quindi... <ride> È sembrato paesi. Quindi, tant'è che cazzo vi devo dire? Comunque, i peggiori, i peggiori sono Beh, rimasti. Comunque... Snow, sn ah abbiamo un'immagine. Ti ho mandato l'immagine li... anche di quelli. Che <ride> ovviamente allora. Prima però io vorrei far vedere sì. prima un video okay. perché non puoi, secondo me, cogliere al meglio tutte le sfumature del cringe di questo. Andiamo bene se non vedi prima quello, vai. Allora. Tremo già dal, dall'emozione. L'avevo messo tempo fa. <coughs> no. <ride> no. Oh no. C'è anche in italiano? Vabbè. Ci scusiamo per l'interruzione, la trasmissione riprenderà il prima possibile. No, questo. Faccio lo screensaver? Per... Anzi, il Supradin e il Polazzo. Fermo. Fermo. Ferm. Ok. Okay. Allora, questo avveniva nel lontano. Ha chiuso Riccardo, eh. Fa, fammi vedere? Qua. <ride> ah, so cos'è, ok. <ride> sì, sì, vai. Avveniva nel lontano 2014, sì, quando si, poteva, quando si poteva ancora fare ironia, yes però perché? Perché certi idioti social justice warrior. Che attenzione non sono tutti quei, cioè non anzi, tutti i trans sono social justice warrior non tutti gli omosessuali sono, ma alcuni idioti social justice warrior venivano presi per il culo così vai RC, no, away. dovrebbe esserci anche in italiano se non sbaglio eh, cercato di... almeno per il pubblico perché va Ecco qua. Flash Kids? Arsei, Megatron se la sta dando a gambe levate. Non preoccuparti, Optimus. Ci penso io. Prenditi oh! questo! Oh, ma che cazzo, Megatron? Non puoi colpire una ragazza. Cosa? E perché no? Mi stava sparando. Ragione. Non sono molto carino da parte tua, Megatron! Siamo nel 2016 oramai, Megatron. Non ce l'hai, internet? Decepticon, oh. oh. ritirata! Mi sento frustrato e confuso! No no, c'è stata una polemica sui Transformers, che erano tutti uomini, vero. Oh, oh. oh cavolo! Come ho potuto essere così cieco! Signori, dopo un lungo periodo di ricerche, ho finalmente deciso che i Decepticon dovranno diventare molto più politicamente corretti. Sono una donna adesso! Megatrans? Ed ho anche deciso che voi siete pieni di problemi. Tu hai problemi, tu hai problemi, e tu hai davvero un problema. <ride> Perché? Ci si vede, ciccini. Ah! Wow, hai ingigantito i tuoi erbelli o cosa, Megatron? Star Scream! Mi hai reso un oggetto per l'ultima volta! Oh ti prego risparmiami, Lord Megatron! Sarò politicamente corretto! Megatron era il mio nome da schiava. Ora sono Fesatron, capo delle Offesekon! <one way away> Prime! Vieni qui ad affrontarmi! O oh, forse hai paura di essere battuto da una donna! <Giulia> Quei grossi enormi ai giganti airbag non distrarranno nessuno, Megatron! Ti attaccherò comunque! Attenta ad usare i tuoi privilegi maschili, Prime! Prima che i miei nuovi guerrieri ti diano una bella lezione! Ammira! Curvibot! Sono sexy! Spazio sicuro! Eccolo! <ride> di colore bot! E in verità sarei solamente un ragazzo nero, non c'entro niente. Qui. E invece sì! Sei una minoranza! Comportati porta di Natale! Questo è geniale. Ma, ma che cazzo, amico! Che cosa? Che ho fatto? Ha iniziato lui, ha iniziato lui, no? È andato così, ha iniziato lui! E vaffanculo! Fottetemi, ragazzi, io volevo rimanere a casa! Profetico. Cavolo, raga, non voglio stare dalla parte sbagliata della storia. Già, Grimlock non vuole essere una cattiva persona. Ma che diamine... Cos'è ora? Tutti vogliono fare i Decepticons? Andiamo, ragazzi, è solo Megatron con le tette! Wow, sul serio, Optimus? Ok. No, non è quello che intendevo dire, cioè io. Questo è adulterio, prendiamolo! Oh, Finalmente non saremo mai più oppresse. Curvi il tuo sedere da curvi è stato di grande aiuto nello sfasciare la testa di Prado. Tutti ti Tron. Sei solo una troia. Io sono sexy. Non darmi della troietta. Mi stavo complimentando. Ehi, hey, lasciala in pace. <coughs> Troppa invadenza! Glimlock ha paura. <coughs> Glimlock non si senta sicuro. Oh, mi è scoppiato la tetta! Offese con... Ritirata! Transcrim! Proteggimi! Transcrim? Eh. No! Oh, sì! Oh, sì! È fantastico! Sono sexy! <ride> Però quello che volevo farvi è vedere, vedere... Era esattamente... Ah. Che cazzo è? Sì allora infatti per chi lo dice eh, Barricade è il poliziotto cattivo che sulla fiancata ha to punish and enslave al posto di to serve and protect Una cosa che per me mi non toglie. E... Questa cosa qui, questa oh. cosa qui dello spazio sicuro tra l'altro adesso sta diventando una sorta di cosa schifosa all'interno di Dungeons and Dragons di Andy Beyond E come? Di questa cosa dello spazio ci sicuro. sono i dungeon che, eh, con le rampe. Se sei disabile adesso, cioè, <ride> che te, chi di noi non ha mai avuto questo problema? Bello questo dungeon con i draghi, ma se sono in sedia a rotelle, come faccio a scendere? il drago ha fatto la rampa, ha fatto così, così fa... puoi andarlo ad ammazzare, esatto. no? Dici che faccio? Non poi mi viene anche il sospetto che forse, e questo in realtà me l'ha confermato chiunque dei miei amici abbia un handicap. Se ho un handicap fisico e gioco di ruolo, è letteralmente per non avere questa cosa per due ore, sì, non ca... per portarmela <ride> in gioco e questa. dire: Che figata, non cammino nemmeno qui. Comunque, vabbè, vabbè. questa cosa. E ricordatevela sì. Adesso vai Facci vedere Cosa ci vuoi far vedere Avanti Vedi come tornano Tutto, Ma infatti è Tornano dal 2016 Quando le, le, le persone fanno le stesse cose Le polemiche sono le stesse Ovviamente Dovreste avere l'immagine su, su Telegram, se no basta che c'è New Warriors, uh, Smith Che per su... fortuna non li hanno fatti uscire. qui? Que uh, no, 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 eh. no. Eh. Quello no. Questo Beh. mi ha mandato su Telegram. Allora. Guarda, google. Là. Ah, eccolo, eccolo, lì, Quella sopra, sopra, a fianco di questa. Questa. Ok, eccola qua. Ok. E, Però, no, ci sono immagini molto peggio. E ne hai scelta una molto buona. Vabbè, perché, cioè, tanto, non sono le immagini il problema. è sono la storia no, no. loro. Eccoli qua. Allora, e... allora, per chi non li conoscesse, loro sono questo gruppo. Che per eh, fortuna non è ecco. mai uscito. Ecco, cioè, il fatto che mh, non siano mai usciti vi fa capire. Cioè, qualcuno l'ha scritto, ha disegnato e poi ha detto, vabbè, lasciamo perdere. Sono questo gruppo di nuovi eroi basati come eh, seguito spirituale dei primi New Warriors, un gruppo degli anni '90 che io adoravo, ehm, scritti a nicchia, disegnati da un giovanissimo Bagley, ed erano degli eroi, ragazzi, super diversi, ok? Il capo era nero, Night Thrasher eh, c'era Silhouette nera e disabile, c'erano Speedball che era il ragazzino, Firestar che era il ragazzo... c'era Rage! No? Eh, ah beh, poi arriva Rage che è il ragazzo dal ghetto e, e via così e quelli sono il seguito allora ehm, sarebbe da vedere il video ma ne abbiamo appena visto uno quindi andiamo velocemente il capo è la tizia di colore che vedete a, a destra che non ha poteri è peggio allora, è prima di tutto si chiama poco atletica è, è arrivato barricade in diretta Ah, dovresti? grande barricade il, il transformer della polizia cattivo eccolo qua eh, dico, la nera si chiama Trailblazer. il Trailblazer è un tipo di furgone. Quindi è una donna obesa. Il suo soprannome è Furgone. Ragazzi, non voglio dire che questa cosa non sia offensiva. ha Il potere che ha uno zaino magico da cui estrarre degli. Tra l'altro, è anche sovrappeso. Nulla contro i sovrappesi, ma è medicamente una condizione. Sì, cioè, che anche lì sovrappeso che bisogna mettersi a dieta eh, perché si rischia di questa cosa problemi. del fat shaming, ragazzi. Io sono grasso e sono grasso sapendo che io ho questa condizione. Per cui a un certo punto, se non mi metto in testa le dimagrie, andrò incontro a problematiche. Eh, è, di salute Non direi mai A una persona Sovrappeso Vai benissimo Sei fortissima Va a fanculo Quelli che dicono di no Perché è sbagliato sì. E non va mai fatto E sicuramente Non va fatto In un fumetto In cui questa ragazza Di colore Corre e salta È tutta felice Anche se è obesa Perché Tanto siamo tutti belli Uguali Non è così cioè. Questa ragazza Sovrappeso eh, sì. Che non ha poteri Sì che zaino è parlo. una ragazza ed è fisicamente meno forte in media sì. della maggiore, si parla sempre di media perché poi ti trovi Ronda Rose de, dell'UFC che ti tira a cazzo e ti apre un buco così. nel petto cioè, okay. no. tol, toglia, tol, tolti <ride> certi fenomeni ovviamente esatto. come Ronda e io trovo questa io do una capocciata lo stessa sì, sì, gli rubo esatto. lo zaino <ride> perché <ride> sono, sono più veloce più fa più tutto sono io il supereroe e manco me chiamo furgoncino <ride> Quello a fianco è B negative, cioè B negativo, cioè C negativo o il sangue, che è un eroe vampiro di cui nessuno, import, nessuno ha citato. Ma il vero capolavoro sono i, i tre scemi a fianco, cioè safe space, giuro. Safe e, space e flame. Il suo potere è quello di creare uno spazio sicuro <ride> esatto. solo quando c'è qualcuno in difficoltà e, e non per <ride> se stesso. Quindi basta che io sparo a te È finita la cosa. Perché non... e, e quello a fianco che è Snowflake, che ovviamente è non binario, quindi penso che tu e, eh, tutti i fratelli del loro. Tutti e due erano, ghiaccio. sono due fratelli ah, non sì, binari. Sali, sì. E l'altro imbecille è questo qua verde, che manco mi ricordo il nome, eh, non so qualcuno se lo ricorda me lo dica, e il cui potere è che ha respirato l'internet gas, cioè il gas di internet sperimentale del nonno, e ora è tipo con eh, sempre, un, sempre connesso alla rete e fa delle cose. Un altro qui, dai una capocciata eh. e lei finì, è finita sì, allora, lì. Ma, eh, come sempre, <ride> abbiamo visto eh, gruppi di supereroi scarsi, ok? Citiamo i nuovi mutanti in cui c'era Cypher, che cui capire tutte le lingue e infatti muore dopo due numeri e via così. Chi? Ma qual è eh, Cypher dei nuovi mutanti? Manca, che poi Cypher. si unisce alla covata, come, ah, okay. non sì. divaghiamo se no facciamo mattina. Comunque Cypher eh, dura parecchio, Mauro. Ma non muore il numero 12? Vabbè, Sti cazzi no. sono... Non credo in importi a nessuno. E questo è un gruppo di cretini di cui purtroppo non vedono mai le avventure Meno perché male. andate a controllare su YouTube il trailer di presentazione a tipo 1000 like e 200 300000 dislike, forse di più. Pieno di video eh. dove li insultano chiaramente però è ancora sulla pagina ufficiale Marvel. sì non so perché non blocca i commenti non, questo vi fa capire quanto è distaccata dal, dal mondo addirittura uno youtuber molto bravo che vi consiglio di seguire è Torgar ehm, respira l'internet gas prima di fare le recensioni ispirato a questo imbecille in verde e quindi tant'è ah, no, ci no, sono no. richieste di dire ovo viviparo questa è, una questa è una cosa che capiranno gli elbenganesi ovo viviparo ve l'ho detto niente <ride> eh, 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 tant'è sentiamo un vocale no lo dico io no. non c'è Sì, Dai. no ce ne sono Beh, una marea ce ne sono... Dai. Dai. assolutamente si sì. fermi dammi un secondo che li metto. abbiamo un pezzo di Mirko dalle marche Ah, grande amico, non sono un grande lettore di fumetti. Però ogni tanto sono millennial, un tardo millennial, li leggo. Effettivamente queste storie non solo non rendono perché sono paradossalmente stereotipatissime, ma soprattutto perché a livello proprio di sceneggiatura di storia, ci sono dei buchi narrativi e delle dinamiche narrative che non rendono, non funzionano. Cioè, se io dovessi analizzare. Un fumetto attraverso le regole della narratologia è praticamente qualcosa di piattissimo. Non c'è intreccio. Gli antagonisti sono nemmeno antagonisti, sono delle comparsate, non c'è pathos, non ci sono degli spannung, non ci sono dei capovolgimenti. È una cosa veramente obropiosa. Poi ci sono anche i casi virtuosi Cioè, non voglio che passi il messaggio che è tutto, tutto così. Non, non è questo il messaggio che vogliamo far passare. No, no, il problema è che. C'è anche questo. Sì. Da chi era una cosa minoritaria si sta espandendo a macchia d'olio. Secondo me, dal punto di vista delle serie TV, almeno quelle che guardo io, sono quasi tutte ormai piene di sta merda, soprattutto se andiamo a vedere e Netflix e Amazon. Io volevo far vedere eh, Doom Patrol di Amazon a tal proposito. Aspetta. C'è una puntata specifica okay. di Doom Patrol, il finale, quando... Si parlava degli anni, eh, del 60, gli anni sì. 60 dove c'era questa rivoluzione, infatti nel il 68, no? sì. la rivoluzione sessuale anche che c'è stata con eh, figli dei Fiori, quindi c'era questo vivere, questo amore libero. E c'è ovviamente il personaggio che è il più tossico di tutti, che è quella, quella deficiente, con molte personalità, che, che ha chiaramente la femminista tossica, che però noi la chiamiamo femminista tossica, invece lì la dipingono come l'eroe figo, che cioè. poi ha tutti i comportamenti tossici peggiori, che quando ci sta il suo flashback, quindi... Sono negli anni 60, quindi non nel 2020 con la mentalità del 2020, sono gli anni 60, si trova nel periodo di liberalizzazione sessuale, lei che fa questo monologo spataffio dove l'uomo stronzo e cattivo negli anni 60 ha costretto le donne a diventare libere sessualmente solo perché così lui poteva scopare liberamente? Allora, che anche lì, petrol, almeno aveva una serie... Mi è abbastanza piaciuta perché sì. prende molto la, la prima. Di la prima. Ok, la seconda l'ho smessa dopo un po' perché è inguadabile. Sì. Però anche lì, prendi Dumperlo, soprattutto il fumetto, e parliamo degli anni 90, quindi molto prima del Me Too, delle canzoni, eccetera. È un fumetto che ha super su questi temi. E anche lì, Danny, de, Danny La Strada, che sì. è un tema sessuale, fantastico tutti i personaggi gay o assolutamente strani come Flex Mentallo esistono da sempre nei fumetti, sì. quindi quello che stiamo facendo ai giorni d'oggi non è una rivoluzione ok? è una involuzione a me piace da morire Mentallo comunque il Mentallo è fantastico, è un gente che non ha mai letto fumetti, arriva e fa non, non sono male i personaggi gay, ce li metto io e nessuno che gli dice scusa non è vero, cioè guarda qua e quindi si crea questa cosa ridicola, super cringe, di personaggi piattissimi, presenti solo perché sono minoranze, perché la storia di quello che sono fumetti è stata completamente dimenticata. Sì, esatto. E allora, dicono che sono sotto le nazioni. Da dire che, come diceva Luca, eh, non tutti i fumetti di adesso sono ah, merda. Sì. Cioè, sia chiaro, noi spesso sulla pagina parliamo di robe Moderne, Il War War di adesso fatto da Romita Giuliani. War Work, ma chiamiamolo di adesso, e comunque ha 10 anni. ormai mai penso War I tempi passano, sono sì, sì. più di 10 sì, anni. Sì, in effetti va no, War andiamo... Work ne, ne, calcola, grazie a quell'articolo sulla pagina, un ragazzo che viene a me in negozio fa mica troppo figo, eh, me lo voglio comprare se lo compra, se lo legge fa, ah, ma questa roba è bellissima, mi consigli una saga nuova? E eh, io che cazzo ti consiglio in realtà Hulk forse ancora e ancora perché in Mortal Hulk Sarà non è Sarà che io male. perché adoro Romita Junior Sì, vabbè. io lo amo, però eh, saghe belle come World War Hulk, non me ne ricordo negli ultimi dieci anni, perché l'epicità si è persa cioè, ora come in... ora, non c'è proprio il concetto Invincible di, di cattivo è? Invincible è anche qua i primi anni di quegli anni lì però calcola che Invincible è una cosa a parte dell'image. E ehm, Kirkman si è registra da solo. Quindi lui si è creato il suo Invincible vs. in cui i personaggi sono tanti e fatti il loro. Ma bellissimo se, niente da dire, Invincible è un'ottima serie. Eh, nella Marvel, chi è ora il cattivo principale? Non ne ho idea. Non ho idea. E le... Ah, beh, coso. Il, 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 il dio dei symbionti, null. sì, nulla. Però. Eh, però. me. Cioè, non... uno Zanos non c'è più un Destino ah, non c'è più io ho letto molto più la DC rispetto alla Marvel okay. e poi mi sono un po' perso dopo che è diventato New 52 poi è diventato Rebirth eh, poi anche dopo lì. Rebirth non è più Rebirth ma adesso è diventato sempre poi no, è Rebirth. un disastro io, io, no, la DC è una situazione è molto peggiore della Marvel eh, in questo momento sì. cioè, la però Marvel... non ha tutte queste oh, schifezze social no. justice dai eh? molto... però eh, sì, sì, assolutamente meno. No. molto no. meno solo come che no. non se ne no. cura nessuno è diverso ah. <ride> cioè okay. tu sapevi per esempio che il Lobo ha una figlia lesbica che si chiama Crash No, okay. non te ne fregava niente, perché Lobo è un tizio che fa il motociclista spaziale con l'uncino e ha preso, preso a la... cazzotti ah, a... Superman. Ha preso a cazzotti Dio, perché si è fatto squartare per morire e andare in paradiso e uccidere Dio e dici cazzo, non, non è fantastico? Cosa cazzo me ne frega di seguire le storie di sua figlia le catapeti Non me ne frega un cazzo. Mica eh... è come la figlia di Starfire che si è messa che... la stessa che... disegnare, che... si è fatta disegnare Porca lei. Putana! Si è fatta disegnare lei. Quindi a chi può piacere roba del genere? No, è vero, come dice Andrea. Il, allora... il problema è che Marvel, quantomeno ha Venom, Immortal Hulk e alcune cose dei mutanti dentro delle cose. Thor DC, in questo momento io onestamente leggo tutta la DC ogni mese, gratis perché se no mi ammazzerei. E non c'è un fumetto che potrei consigliare in questo momento. Ma non esatto. stanno rilanciando Flash? Beh, che niente, rilanciando per niente, meglio. Flash sì, ha avuto Flash... una sottotrama interessante quando prendi i poteri di Dottor Manhattan, eh, ah, ecco. che, che poi lo porta. Però non è che dici, minchia, aha, che, che figata Flash. Eh, anche perché la, cioè, sta, questo deriva da Heroes in Crisis, che secondo me è le tre cose peggiori che ho mai letto, quindi non consiglierei mai. Blocco un secondo poi perché c'è anche... un commento su Ivy okay. Metal, che me, me lo ricordo ora, che uno sta parlando del film di Ivy Metal. Faccio questo appunto, di cui volevo parlare anche in pagina, poi non l'ho più fatto. Per chi non lo sapesse, Ivy Metal è una serie che è iniziata negli anni Boro, 60. Che tra fumetti e libri aveva anche questi personaggi abbastanza tipici. Fra cui questa eroina femminile. Che ora mi viene in mente il nome Druna, però non sono sicurissimo che fosse lei. No, che Druna comunque, era perché comunque Druna è di Sapieri, una di Sapieri. Scusatemi, non mi ricordo il Tratti nome. È italianissimo italianissimo Esatto. Cioè. E comunque la tipica guerriera heavy metal, ok? Bikini di maglia, spada, cavallo dei draghi, eccetera. Heavy metal comic, esatto. Fanno questa nuova saga in cui lei è eh, all'armatura completa. I fan gli dicono Vaffanculo, l'abbiamo sempre vista in bikini, la vogliamo così. E la casa editrice risponde dicendo: Andatevene a fanculo, siete fantossici. Ecco, questa è la serie di una volta. Ora, ma come fai e... a non la... Cioè, chi vuole che segua Twitch, questa uh... roba? Ovviamente Twitch la segue... blocca, Twitch blocca che sta roba. Cosa stai dicendo, non la blocca questa roba? Eh, un Dai, è un po' la, la edulcora, però, cioè, perché questa è roba. È tarna, ragazzi, mi viene in mente di una, ma è tarna, eccola qua. E... Sì, e gli manda a far culo ma se è per questo quando hanno fatto ehm, Thor Femmina ci sta quella, quella, quelle due tavole orribili dove vogliono criticare il pubblico no? sì, quando fa esatto. la critica al femminismo io non capisco in che maniera insultare i tuoi lettori è una cosa positiva Sì, sì. Cioè, al posto che ascoltarli io faccio sempre l'esempio perché per me è perfetto io sono un enorme fan eh, della Games Workshop ok? Sì. di Warhammer e per il genere Durante il boom del Black Lives Matter l'anno scorso con l'uccisione di Floyd, eccetera, GameSocial fa questa qua che secondo me è una mossa da maestro. Pubblica un, uh, un attestato, un proclama dicendo i nostri giochi sono super inclusivi, eh, noi vogliamo bene a tutti, chiunque può venire qua, se non sei d'accordo, qual è la porta, fondamentalmente, ok? E tutti, sei sì, figata, ora faranno le cose inclusive, eccetera. E cosa ha fatto? Niente. Sono stati magnifici. Games Workshop ha detto che fare questa cosa e poi cosa ha fatto? Ha fatto uscire armate di donne che già c'erano e una volta ogni tre mesi c'è un personaggio minore sullo sfondo con la pelle di colore. Cioè, avevano detto: diamo il contettino a Twitter. Perfetto, e ora continuiamo come prima, ragazzi, fantastico! E ha funzionato perché Games Workshop, e questo lo vedi in qualunque mh, cosa, è tipo le 10 aziende che è cresciuta di più durante il 2020. Perché è ovvio che qualcuno romperà i coglioni e vorrà, eh, c'è una polemica peraltro seguitissima su una pagina italiana del perché gli Space Marine non possono essere donna, ma ti giuro che chiunque compri uno Space Marine non è una delle persone che pensa questo, perché gli piace quello che sta comprando e guardando. Dicono che, non so, non voglio fare digressioni su Wormer40.000 che è però è un background fantastico, a cui gli imbecilli di Twitter dicono che è un background fascista. Zio... È un background in cui pensare delle cose troppo pericolose crea i demoni che distruggono i pianeti. Certo che è un reame oppressivo, ma devi guardarlo nel contesto, perché se fosse un posto in cui chiunque pensa che vuole, il caos ucciderebbe tutti. È un reame particolare. Cazzo, non puoi dire sono fascisti vaffanculo. E va messo in: infatti, i in commenti di gente che palesemente sa di cosa sto parlando. Vocalino Vai. tutto al contrario di quello che è successo con DD, esatto, dove invece, che se, è tu, se tu pensi che gli orchi sono stupidi, sei un razzista nella vita reale che anche e, lì e fai discriminazione. È la anche cosa più razzista reale. nel mondo che tu identifichi con le persone di colore e gli orchi, solo un pazzo può pensare una cosa. Nessuno di noi l'ha mai fatto, e addirittura orchi orchi. nell'ultimo dispaccio perché ormai li di dispaccio, questi proclami propagandistici di, di Dungeons and Dragons. Ovviamente. Consigli nuovi per il master. Sì. Parla con tutti i tuoi giocatori, crea uno spazio sicuro dove si crea un safe space, perché l'ho letto in inglese, quindi torna Safe Space, dove si crea questo social agreement. Che se a qualcuno non piace che si parli di certe tematiche, tu master, non devi parlare. Ragazzi, da, da, da master da 20 anni vi dico: buttate questa roba nel cesso, i vostri giocatori vi saranno molto riconoscenti di essere messi alla prova. Fate scene estreme se lo richiede il gioco, fateli scontrare con la loro stessa morale e vedete come rispondono. Io sto vivendo una campagna in cui un giocatore, Massimiliano, ti, ti saluto, ha sgozzato un bambino perché il suo personaggio pensava a quello ed è stato molto giusto e molto sentito dal party. In cui alcuni tradiscono, in cui alcuni scappano. Non fate ai vostri giocatori l'errore di tenerli al sicuro. Loro vogliono. Ma stai giocando. E sei messo in discussione. Stai giocando. Sono delle persone che, de che vogliono e vi saranno grati perché avete toccato argomenti scomodi. Ok, ricordatevelo quando ma No, è terribile, è terribile. Vocalino. Scusate ragazzi, ma penso che la questione della Rolling sia leggermente diversa. Cioè lei ha scritto sette libri parlando di inclusione con la sua bella allegoria dei babbani e dei maghi e poi si scopre che è una TERF Dai. Non, eh, è, proprio non è proprio così Allora, come sempre eh, Intanto io voglio capire una cosa Se uno paradigma Le eh, trans exclusionary radical feminist. feminist, Sono le femministe che però non ritengono Che i transessuali siano donne Che poi in realtà non è proprio però così Allora, non è proprio così Ma il punto però è, è. Ah, regà, ehm, Non sta dicendo che i broccoli non sono 2A O che il sole non scalda Sta dicendo una cosa che sì, è condivisibile per molti se eh, è condivisibile per me dire io credo che se nasci donna non puoi diventare uomo, è condivisibile, vaffanculo, è una tua idea. E nessuno ti può dire no, vaffanculo, no, non la pensi come me. Non funziona così una democrazia, ragazzi. E non funziona su un argomento così complesso. Possiamo dire tutti che se mangio il curao muoio, ok? Ma tutti possiamo avere la nostra opinione su quanta sia la Nutella che posso mangiare ogni giorno, le TERF chiamate così, non me ne frega un cazzo di cosa sei, giudicate la Rowling per i suoi libri, e se ha idee che non collimano al 100% con le vostre, esattamente come Grant Morrison ha sicuramente idee che non collimano al 100% con le mie, amate l'opera e non l'artista, e giudicatelo da quello. Un accordo in pieno. Fa punito l'atto, non il pensiero. Cioè, se io esco fuori di casa e vado a menare un nero o un bianco o un bambino, è un reato. Se io nella mia testa penso che i bambini mi fanno schifo, chi se ne frega? Cioè non puoi punire il pensiero, è una cosa che è stupida. Ah, non lo si può fare perché puoi solo creare una, una radicalizzazione maggiore. Perché se tu mi, mi dici, ah, non puoi più parlare sui social perché hai quel pensiero lì, generi solo un sistema clandestino che, con, che dice penso queste cose e in più mi... Diciamo, michetizzalo, divento ancora più incazzato. E due, è stupido. Perché ha che, che senso ha impedire il pensiero? Cioè, L'azione è pericolosa, altrimenti si finisce veramente a fare la guerra del pensiero, che a che cosa porta poi? A eliminare il pensiero completamente. Cioè, non, ah, Asibar, più... non so se il messaggio è per me, ma ti assicuro che io litigo spessissimo con i miei amici con queste cose e mi ci confronto ogni ah. giorno cioè non eh, io almeno cioè, non... noi abbiamo penso cioè, politicamente posizioni in più posizioni giuro che io con Luca no? non condivido nulla di politico ma anche io no? politico, ma chi no? no? <ride> se ne oh, frega è qua, incredibile eh? cioè... non ci stiamo dando le coltellate non stiamo dicendo no non ti parlo finché noi neghi no, Lenin no. cioè che cazzo no, vuol dire Lenin che cazzo se l'è è, è che ne la... so ho detto non è a caso e, smettete di parlare di web e 40.000 siamo già andati molto oltre questo argomento comunque no ragazzi tra l'altro poi il tweet suo era un po' più ambiguo nel senso lei non ha proprio detto quello che gli è stato messo in bocca cioè, eh. era molto più grigio assolutamente no, cioè, purtroppo siamo in questo periodo di iperpolarizzante su Twitter ricordiamo Twitter che è veramente tossico dove se uno fa mezza scorreggia fuori dal pensiero unico mezza scorreggia lo accusano di aver fatto una montagna di diarrea Esattamente. Gigante. No, ho fatto mezza scorreggia, che a te non piace. Mezza scoreggia non è una montagna di diarrea. Con la Rowling è successo così: ha detto mezz mezza cosa, che non è proprio in linea col pensiero unico che questi vogliono imporre. E, e anche lì, è stato eh, Race, occhio, perché è una cosa fondamentale: i fan di Harry Potter non gli abbiamo un cazzo di questa roba, ok? È un, una minoranza assurda dei fan di Harry Potter che fa un grosso casino. Tenuta in piedi dai media, che peraltro ora come ora eh, il giornalismo è uno, da cloaca, perché visto che ora va a click, devi scrivere l'articolo più scemo possibile in modo che la gente te lo venga a vedere, ha questa cosa con la rolling, Ma questo in nessun modo ha intaccato le vendite a alto livello o fermato delle cose. Occhio a non prendere l'opinione di una minoranza e dire «ok, o è così per tutti». Okay? Eh, è cosa che tu, ti, a mezza eh, scoreggia può essere infame Metti scappa durante una riunione e tutti stanno ascoltando. Certo. Fa eh. ridere come battuto, okay? eh però eh eh mi, eh mi eh. aggancio, mezza scoreggia potrebbe essere infame Allora, io ho ricevuto una grandissima shitstorm, ovviamente mi ha rimbalzato. Perché uh -huh. per fortuna per fortuna ormai dopo tra tutte le denunce che abbiamo avuto, tutti gli attacchi che abbiamo avuto ormai io e Riccardo, diciamo ecco, siamo veramente meno still, Cioè, <ride> cioè ci, ci rimbalzano incontro. Dove eh, io ripeto: sono iperliberale eh, c'era questo meme ridicolo sulla questione aborto, lo ripeto, eh, dove c'era scritto se sei uomo taci. Mm. Se sei donna puoi parlare dell'aborto. Io mi sono opposto a questo meme ridicolo, perché sì, sono assolutamente a favore dell'aborto, ognuno ha le sue idee. Sono anche dell'idea che il corpo è della donna non gli può imporre un trattamento sanitario, ma attenzione: non sono minimamente dell'idea che gli antiabortisti devono tacere. Assolutamente. Siamo in una Dio merda di Repubblica dove la libertà di parola e di opinione deve essere garantita a chiunque. Sono d'accordo con il cristianaccio che dice Dio ti punisce se abortisci? No! Il cristianaccio ha il diritto di dirlo? Sì, cazzo, sì, deve dirlo. Io gli devo ridere in faccia. E questa è la democrazia. Lui è libero di parlare, di dire le sue idee. Io sono libero di ridere delle sue idee. Se il cristianaccio, poi quando la donna abortisce, va lì e gli emena perché esatto. non dovevi abortire, o oh, la donna sta per andare a abortire, lui si oh. infila nella camera, eh, sì, nella sala operatoria, dice: No, fermi! Ma questo allora, è proprio quello che Quello ho io. reato. Ma è suo diritto pensare mm. e dire le sue stronzate. Risultato, un'orda di gente che mi ha cominciato a prendere a parolacce sotto a questo post dicendo che io ero un anti-abortista cristiano del cazzo. Ma questo perché, ripeto, la, il culto del luogo, quello che vuoi, perché è un culto ragazzi, perché letteralmente agiscono, e voi mi volete confermare perché è il vostro pane quotidiano, agiscono come un culto, è lo stesso ragionamento per dogma. Sì, sì. Come, cioè, che cazzo dice sei una categoria di persone non hai diritto di parola? Questo davvero lo dicevano le peggiori eh, teocrazie o sì, sì. governi assolutisti Ma anche storia. il nazismo che loro combattono. È, ma è quello. Perché non Ricordo esiste. Ricordo che... anche che solo un sit ragiona per assoluti. Mi piace molto questa citazione. E, tranne da bravo. Eh, 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 eh. ehm, questa è bravo. Questa è dotta. Sì, questa il è dotta, il punto è pochi. proprio questo. Cioè, non esiste che. Anche perché a me fa morire, adesso io ovviamente non voglio adesso mh, pensando di tutto pensare anche che sono un negazionista del Covid, però di questa cosa che a me fa morire, che eh, vi ricordate all'inizio proprio, quindi marzo 2020, forse febbraio, mm -hmm. quando inizia a arrivare il Covid e, e io gli stampo perché io non mi dimentico niente. Gente di un certo partito politico che non nominerò comincia a scrivere: Che cazzate ragazzi, questa è paranoia, vaffanculo. Eh, una scrive: Ah, c'è un idiota con la mascherina sull'autobus. Mm -hmm. Due mesi dopo, le stesse persone: Minchia, se non metti la mascherina, sei un coglione. Minchia, <ride> questa è la cosa più pericolosa ai tempi della peste nera. Ora, cosa è successo nel frattempo? È successo che il tuo partito che ha avuto idea e tu hai detto: Sì, signore, e hai fatto letteralmente quello che ti dice. Questo è Assolutismo religioso allo stato puro e lo vediamo dovunque, ok. Cioè, io all'epoca mi mettevo la mascherina prima che dicevo, ragazzi, io non sono affatto convinto. Io nel dubbio lo faccio, e tu mi dici che sono un coglione. E poi due mesi dopo lo dici tu perché te ha, ti hanno detto di dire così. È, è molto male, è un grande problema e si vede ovunque, poi. L'impero ha sempre avuto ragione. E i belli sono terroristi. Questo è e sempre stato a favore dell'impero. I jedi sono I jedi una setta, sono una setta. Eh, il semplice fatto che la tua religione funzioni non vuol dire che non è una religione. Sì, tra l'altro sì, i sì. sit che sono posti hanno dimostrato che anche la loro funziona. Esattamente. Quindi, se cioè. Cioè, funziona la tua, funziona eh. anche la loro. E sì. non solo, ci sono anche i grigi. Funziona pure quella. Eh, sì, i grigi sono poco canon però sì. Quindi, eh, per sono te. diventati poco canon Sì, ormai, ormai non sono canon In realtà, Luke, Luke è più grigio. Uh, sì. Sì. Abolisce l'ordine dei Jedi. A lui vogliamo usare completamente. Vogliamo andare full universo e spazio. C'è un altro altri eh. vocalini da ascoltare. Vai, 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 vai. vai, vai Sono qua, ragazzi. Ma vogliamo parlare dei mille mila personaggi femminili scritti da Raki Davvero? Non ce n'è uno che non spacchi i culi a chilometri. Vi faccio la domanda del ma bambino. Ma questo è il lupo. Cattivo. Quella è l'origine. Sì, di... Però, se parli mentre fa la domanda, eh, ho riconosciuto un amico. Cazzo. Mi faccio la domanda del bambino cattivo: qual è la vera origine di Batman? In che senso? Non lo so. Cioè, è molto vaga. Ti potete dire: eh, so. il Fine. fumetto quell'altro, da dove hanno copiato beceramente tutto quanto, tavola per tavola. Ah, intendi che personaggio ha originato l'idea di Batman? Non, non sono convinto di aver capito la domanda. Lupo, specifica meglio la tua domanda. Io penso che lui si riferisca al fatto che il primissimo numero di Batman. Se, è esatto, plagio... come ha scritto qualcuno è Zoro. Se no, è quello non che non vogliamo è dire, è un plagio a no, quell'altro. Col... Ma Zorro è davvero la prima ispirazione di Batman. Questo è per. No, per... io sapevo che il primo fumetto di Batman era proprio una copia di un altro, mi sa che si chiamava. Questo non lo so. C'era un video bellissimo dove mettevano a confronto proprio le tavole. Se è così, la ignoro. Ammetto la mia idea, posso dire che Superman eh. deriva da un libro che è letteralmente la storia di Superman. E, però su Batman non lo so. Allora, altro vocale nel frattempo. Okay. Ciao, sono Paolo da Torino. È molto interessante il tema. L'unica cosa che proprio non riesco a capire è come facciano a passare certi fumetti. Cioè, ci sarà qualcuno che fa una cazzo di indagine di mercato? e dice no, sta roba non vende cioè evidentemente questi fanno indagini sul mercato e viene fuori che sta roba vende o sbagliano target, che può essere una buona spiegazione oppure evidentemente la gente è quello che vuole è l'unica spiegazione che mi do, perché se no, sai sul mercato ci stai fino a un certo punto se non incassi i soldi a una certa chiudi anche se sei grosso, anche se sei ricco, anche se sei famoso da qualche parte i soldi li devi far entrare e se questo è quello che pubblicano mi dispiace, ma magari hanno ragione loro e questo è quello che la gente vuole non lo so così un, un pensiero grazie ciao eh, vabbè, io? vabbè se vuoi vai, vai. guarda la, la risposta è molto semplice no non c'è alcun tipo di indagine oggi la marvel e la dc non hanno più il ruolo dell'editor che c'era prima che aveva il ruolo di dire ah questa storia è una merda non la pubblicheremo oppure questa eh, boh, Silver Surfer eh, non ha i poteri che dovrebbe avere, fa schifo, riscrivila e così via. Oggi qualunque autore può scriversi la sua storia, basta che fondamentalmente sia appunto in quelle regole che si è detto prima, deve contenere la minoranza, deve contenere tutta una serie di messaggi così. Dopodiché viene sparata sul mercato senza il minimo controllo, quindi non c'è un vero ruolo di editor. Di conseguenza eh, questa roba non vende affatto. In questo momento i best seller del fumetto americano non sono neanche Marvel DC. La roba che funziona bene sono fumetti che escono fuori mediamente da Marvel DC. Sta vendendo bene, appunto, Spawn, sta vendendo bene roba come Monstress che noi abbiamo lodato più volte. E Monstress è un fumetto molto forte, scritto e disegnato da una donna, ha alcune parti in stile manga. È un fantasy, è violento, è assolutamente. Eh, femminista come impatto, come impronta di, di fumetto e funziona bene. La merda non vende, eppure viene pubblicata perché è stata scritta da gente che è stata acquisita per scrivere quel tipo di fumetto lì, ma non c'è affatto un tipo di indagine di mercato come si, come si pensa, purtroppo. No bellissimo. È il motivo per cui questa serie poi Non fanno minimamente una ricerca, un'analisi del target, davvero nulla davvero di tanto. nulla. Non, non lo fanno lo lo fa, davvero. Ma ragazzi, ricordatevi anche una cosa importante. Prima, quando la Marvel era solo la Marvel, doveva ah, mangiare. Okay? Eh. Sì. ci cioè, doveva mangiare con Capitan America, con Silver Surfer con eh, i Guardiani della Galassia. Quindi aveva bisogno di qualità maggiore. Ora la qualità può essere quella che vi pare, perché tanto i soldi che fanno i film... Sono infiniti. La Marvel può essere tranquillamente continuare a fare i fumetti del cavolo, a che non vendano una copia, ma mantenere comunque i diritti di quei personaggi che poi con film fanno 100 milioni di Infatti secondo me ormai i fumetti saranno okay. solo come parco Li giochi di Li usano principalmente test. come testing ground dei personaggi, prove di costumi eccetera, per poi farci film. E sì, sì, sì. questo è così ragazzi, lo so che sembra assurdo, ma dovete ricordarvi quanti soldi generano i film con confronto ai fumetti. Non è quantificabile un paragone, ok? Non è che vendono due o tre volte di più. Il fumetto è il cugino povero del cinema. Eh? Il fumetto è il cugino povero del cinema. Adesso sì, perché ora è quello. Ora, eh, anche lì, ora c'è questa cosa che hai successo se ti fanno una serie o ti fanno un film. No! No! Raga, Sandman è stato fantastico per vent'anni, trent'anni. Non avevamo bisogno negali, non di una serie TV. E sicuramente non avevamo bisogno della serie TV che stanno, che stanno per fare adesso. Io ho un Vabbè, come hanno distrutto dei Wii Sì, sì, eh, sono proprio dei tester per film e serie TV. È molto chiaro Sandman, quando Sandman. parliamo, dai vai. Quando parliamo di fumetto americano parliamo di morti. Cioè, si, deve essere molto chiara questa cosa. Noi ne parliamo da entusiasti, ma il fumetto americano best seller non vende un cazzo, eh, sia chiaro. Cioè, a livello mondiale vende molto meno il best seller americano che tex in Italia. Ah, deve ah, essere sì. molto chiaro. Occhio. Cioè, questa cosa è fondamentale. Parliamo di cadaveri. I fumetti eh, locali, eh, l'esempio, sì, Tax è ottimo come esempio anche mh, in Belgio Tintin o in Francia Asteix, disintegrano eh, eh. il tenten, ten, scusa, disintegrano l'americano quando esce, non è un paragone, cioè cercate di eh, ricordarvela questa cosa. Capitan Marvel ha scattato un miliardo perché stava fra um, Infinity War e Endgame e è passato come il film che devi vedere per forza, se no non capisci la fine del film. Cosa che poi non è stato manco lontanamente. Perché hanno tolto uh, Capitan Marvel da Endgame. Quindi capisci che ecco. Cioè Endgame ha fatto 2 miliardi e 800 milioni di dollari. Cosa cazzo gliene frega se che Miss Marvel vende 10.000 copie o se ne vende 5.000? Uh, sì, allora no, attenzione. Questa cosa che tanti pesi dal Comic Con, non ne abbiamo ancora parlato oggi perché ero in treno. Uh, il Comic Con non distingue manga e americani, quindi è una cazzata. Non sono americani, sono i fumetti venduti in America, ok? E quindi ci sono tutti manga dentro, quindi chi dice che sono: il 90% americano? di quelle vendite sono manga esatto. E in più sono la top 10 delle vendite in America. La top la... 20 sono manga okay, la top 20. E quindi è una cazzata che gli americani vendono bene. Non vendono bene. Qualunque sito, serio ve lo dirà. E mm, soprattutto, eh, occhio: perché l'anno scorso ci sono stati. <ride> abbiamo. Eh, non, non sono, non, non, I commenti sono cazzate ragazzi. Ve lo dico, ve lo garantisco. Quali sono tutti manga? E soprattutto ricordate che c'è stato l'anno scorso uno che ha detto che gli americani hanno ripreso terreno. Anche qua, grazie al cazzo. Perché l'anno scorso sono state stampate infiniti volumi e paperback di ristampe, che costando 12-20 dollari l'uno hanno aumentato vertiginosamente gli il il, incassi. Perché e in più chi i pochi che comprano ora un fumetto viene eh, 5 dollari, quindi eh, se ne vendo la metà di prima ma costa più del doppio, certo che l'incasso suona di più, ma i numeri sono bassi. Per l'appunto, quello che qualcuno ha scritto nei commenti, vendono fra le 20.000 e le 80.000 Batman, che è Batman, vende tipo 100.000 copie. E 100.000 copie in un paese come l'America è un cazzo di niente, ragazzi. Eh? Appunto, sia chiaro, Piri Rice 96 dice non supera le copie. Col cazzo, copie non ci arriva neanche da lontano. Un fumetto che vende benissimo in America, cioè che vende in senso che stravende in questo momento, arriva alle 200.000 copie, se ce la fa. Mezzo milione non è pensabile, no. Parliamo di un mondo in cui nel 91 X-Men 1, nuova serie di Claremont Lee, ha venduto, se non sbaglio, 8 milioni di copie all'uscita. E X-Force di Rob Leifeld vendette anche lì milioni, un milione e mezzo di copie. Oggi i best seller vendono queste cifre qui. Stiamo parlando di morti, assolutamente, eh. questo deve essere chiaro. E io lo, lo dico da tifoso del fumetto americano perché io leggo manga, ma per me il fumetto è il supereroe. Eppure stiamo camminando sui cadaveri, ve lo posso assicurare. Questo è al 100%. Ragazzi, peraltro, qualcuno aveva scritto a inizio serata. Eh, Demon de Slayer e il è una cagata sì, la risposta è abbastanza sì cioè Demon io l'ho visto tutto leggo il fumetto, è divertentino è finito tra l'altro il fumetto mm, sì, nel, nel giapponese sì. Sì, sì, è divertentino ok, è un fumetto non mi è piaciuto per niente a trovato... me non è dispiaciuto, ma no, non fa schifo Non però... fa schifo. è quello, cioè lo guardi e eh, fai ok cioè è un fumetto Shonen come ce ne sono dei centomila, cioè, se io penso adesso eh, Monster Rate, secondo me adesso non eh, so se sta leggendo, quale? Se... E su eh, Jump Plus c'è tutto ah, sì, sì. Monster Eight migliore di Demon slayer. Secondo me senza prendere. Ma ce ne sono tanti slayer, abbastanza carino. Cioè, ci sta qualcosa. Se volete un sicuro. grande manga adesso, leggete Tokyo Revenge. Non smetterò mai di consigliarlo. il miglior fumetto dell'anno, incredibile. Incredibile, 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 fantastico, meraviglioso. Se volete una cosa super eoistica, invece, se viaggiano i supereroi e non volete leggere gli americani, eh, leggete Fire Force. E... bellissimo eh, lo sto recuperando favoloso cioè superpoteri cospirazioni nemici minacciosi un team di supereroi pompieri sei Fantastico. arrivato in tempo e all'ultimo sono in pari quindi, okay. so quindi il combattimento so col, dra so, so so col drago so ok oh, due filler se volete farvi veramente male ragazzi due filler io dopo quattro puntate ho detto non voglio andare avanti questa cosa mi sta andando fastidiosa me ne hanno parlato tutti allora, le Due File è una cosa che. Cioè, volete vedere un fumetto che è revenge porn? Guardate le Due File. Cioè, letteralmente la trama è: Tizio viene seviziato, picchiato, stuprato, per tutta la vita, torna dentro nel tempo e la fa pagare Aspetta, ai suoi amici. Aspetta, qual agrucili. era quello che hai detto prima? Eh, Tokyo Revengers. È in corso? È in corso, sono usciti 5 sì. numeri per adesso Aspetta, in, 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 in Italia. Eh, un fumetto fantastico che agli so appassionati. Lista... Fantastico! <ride> agli appassionati di Lost, e intendo prima che degenerasse nel disastro che è diventato, piaceva tantissimo, I sono i viaggi nel tempo, ci sono le sono realtà parallele, eh, ci sono gli incroci fra presente e passato e ci sono le risse fra gang di giapponesi in più, che mh, rendono il fumetto fantastico. Sì, Andrea? Allora, cioè, volevo rispondere a due persone. Uno che chiede quanto vende un manga bestseller in America. Mediamente un manga come um, Demon Slayer supera il milione di copie in America. Comunque, tranquillamente, e stiamo parlando di, di vendite altissime anche per My Hero Academia, One Piece, One Punch Man. E um, eh, come diavolo si chiama? C'è anche, anche qualcos'altro che vende tantissimo. Sta venendo molto fruit eh, basket, Invece, chi come? diceva cosa? Fluid Basket è uno dei best seller. Vabbè, vai, vai, anche, ah, eccetera chi diceva arriveranno mai i fumetti di Van skyver in Italia. Non credo perché le, il mondo dell'editoria italiana è tutto ora non saprei come dirlo schierato da una certa parte politica, ecco così. E Van skyver fa parte dei cattivi, quindi è possibilissimo che non arrivi mai, però boh tutto è possibile, e... perché comunque fai i numeri grossi. Quindi... A tal proposito, eh... dico solo due cose, poi credo che ci stanno facendo dei segni che dobbiamo andare in chiusura. Sì. Uno è che qualcuno, Asimar, ha scritto di diciamo, Sham è un fumetto terribile, è una pugnalata allo stomaco. È uno dei miei fumetti preferiti. Ma leggetelo se avete davvero la... il coraggio di farlo. È un fumetto completamente immorale. È un fumetto che fa proprio male, ok? A tal non mi è piaciuto moltissimo. Poi, eh, parlando di fumetti, dico questa cosa, eh, scusate il modo di è vero, è difficile pubblicare in Italia, ma qualcuno lo sta facendo, stiamo lanciando il nostro fumetto. Dai, facci e, vedere qualcosa e chiudiamo. Abbiamo vai con lo spam, un bravo. paio di tavole. Spam eh, di chiusura. Allora, facciamo aspetta. lo spam di chiusura, si chiamerà Moses, Un altro giorno in Paradiso, è un fumetto... Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, 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 vai. Manda tu, manda tu, manda tu. C'hai tutte le immagini in IG Eccolo. Ok. Firmi, vai, vai, vai. Eccolo! Lui è il fumetto che sto scrivendo assieme a un artista serbo. Quindi diversi, anche qua. È un artista serbo di Novi Sad, Zoran Jovicic. Questa, peraltro, è la copertina che credo sia in anteprima totale. Credo che sia la prima volta che la mostriamo. Quindi. Ah, ecco, spoilerone! Avete, avete questo spoilerone eh, di come sarà. Sarà un fumetto ambientato in un futuro estremamente vicino in cui l'umanità si è beccata a tre catastrofi, che sono carestia, pestilenza e guerra, e per evitare morte, che è quella che porrà fine al nostro, al nostro mondo, ha accettato dei compromessi. Quindi la società è un po' cambiata, ci sono cose, ci sono minoranze, non solo spesso, ma per terra, come vedi, perché un personaggio importantissimo è di colore. E eh, se vogliamo vedere un altro paio di pagine, senza andare a spoilerare troppo... Ce lo dare senza... Giusto per mostrare quanto sono, è fantastico il nostro artista, Zoan. Che è favoloso, eccolo qua. Questa è la prima pagina. Ma come? Eh. Un, dis un disegnatore della Serbia, eh, vero. È, è politica questa! Eh, se non ho detto niente! <ride> oh. Dio merda, ehm, dai, eh, quindi questo è l'artwork. Lui è estremamente bravo, ragazzi. Ammazza ehm, BN, quindi sarà in bianco e nero perché, essendo autoprodotto, ragazzi, i soldi per il colore non ce l'avevamo. E comunque, Zoran è un grande fan della Bonelli, come vedete dal suo stile. Lui prende tantissimo dalla roba nostra. Ricordatevi che in Serbia la Bonelli è un po' quello che per noi è la Marvel, ok? cioè la, è il me la meglio cosa. A cui, a cui ispirarsi Spero che a qualcuno queste tavole ricordino Lazarus Land di Capone. Esatto. Anche perché almeno è l'occasione per ricordare Ade Capone, un fumetto eccezionale italiano che è troppo poco considerato. Assolutamente. Perdete eh, tutti i fan albanesi se dite che... Lo serve. pubblicheremo anche in Serbia comunque e in realtà abbiamo già un contatto per pubblicarlo in America tramite la Covenant Comics di Jesse Bear, che saluto, e anche lì sarebbe da parlare molto del fumetto indipendente americano e di cosa stanno facendo appunto ragazzi come la Covenant. Gli sarebbe da parlare del fumetto africano-nigeriano della Covenant. Comunque Republic. è narrato molto all'americana. Eh beh, e allora, eh, sarò sincero, quando lo leggerete ci troverete molte similitudini con gli autori che piacciono a me. E principalmente qua mi, mi hanno ispirato Ennis, Moore e Bendis. Quando ancora Bendis era bravo, quando ancora Moore eh, aveva i Moore, neuroni esatto. e non era totalmente impazzito. E, e tant'è, sarà un fumetto estremamente violento. Comunque un sì, si vede che c'è che... un, una narrazione all'americana, eh, sì, ma è ovvio, ragazzi. Sì, quello, quello ho fatto nella vita come stile di quella Sin City. Sì, un pochettino sì. Ci vedi Landog sono d'accordo, ci sarà un pochettino. Non si chiamerà mai un altro giorno in paradiso con la sua, perché non è per un cazzo. L'unica sva che conosciamo è la svastica Che sappiamo futuro, quanto fa schifo. In questo futuro eh, si parla la con l'asterisco finale, ok? Sì. Eh, quasi tutti i personaggi parleranno con l'asterisco finale. Per... E quando un per... eh, perché è inclusivo, no? Questo è il futuro. E quando un personaggio dirà, ma come si pronuncia questo asterisco? Gli diranno facile e diranno asterisco. Eh. sta <ride> a voi capire <ride> come <ride> si dice e um, ci sarà in realtà anche una squadra di supereroi che sono i supereroi di questo nuovo mondo che sono i Beautiful People, ispirato dal nome della canzone di Marilyn, Manson, Marilyn Manson che sono um, tutti quanti dei, degli stereotipi di, di stili della narrazione Social Justice Warrior quindi il protagonista è il nero che spara i fulmini perché... Come class, sanno gli appassionati yeah. di fumetti, se un neuro dei poteri è sparare fulmini? Andate pure a cercare quanti supereroi di colore lo fanno. Ci sarà il superiore trans, ci sarà il superiore disabile e tutto quanto. Ognuno di loro sarà ovviamente un riferimento a una certa cosa, ma lo capirete leggendo il fumetto. Assolutamente. Che lo immagino che sarà tutta una gran trollata. Quando sarà esce... un bel po' una gran trollata. Allora, eh, su questa cosa di Alan Moore, io ho avuto l'onore di fare la traduttore per Dave Gibbons. Ah, eh, quando è venuta dai. la scuola internazionale di comics qua ma a Roma dai. sì, abbiamo avuto una giornata insieme siamo andati a vedere i, i fori romani mi ha fatto un disegno persona fantastica no, infatti è Alamur che ha scoppiato eh, infatti sì. racconto solo questa cosa un giorno Dave Gibbons è a casa di Alan Moore eh, stanno parlando cenando parlando di Watchmen che stanno scrivendo Moore a un certo punto si blocca guarda fuori dalla finestra e dice la luna piena è tempo per un rituale <ride> E Dave Gibbons saluta e fa sì ciao Alan e scappa perché se la sentiva poco calda. E è una persona, l'amore ragazzi, che vi devo dire? Cioè, non, non quando esce ci... Moses? Esce a settembre, non posso ancora dire il nome dell'editore, se no mi spara sulle palle perché ha detto che sarà campagna pubblicitaria sua, eccetera, però è un editore molto importante in Italia, che sono molto contento, che mi ha dato fiducia, E quindi staremo a vedere insomma. Allora, andiamo a esclusioni. Non parlo, non dai. faccio neanche ma gesti. Luca, non, non faccio stanzate. neanche gesti perché la mia parola è. Andiamo, una. andiamo facciamo un po' una chiusura. Allora, voi yes. avete fatto, avete altri annunci? Era quello che avevo farlo. pensato anch'io. Comunque, no, non è ok. Ti posso, posso dire che a loro l'abbiamo proposto e hanno detto: no i, i temi, no, i temi non ci piacciono, ma dai. Eh, e non è neanche la panini no, va bene, va no bene, la panini vabbè, non vabbè. può essere non c'è neanche la, la rizzolierizza. però vabbè. mi raccomando mettete mi piace alla pagina Instagram e Facebook di Moses un altro giorno in paradiso seguiteci eh, così oh. e un anche un di, di Crisis in Comics e un... beh naturalmente di Crisis in Comics eh. pensavo fosse ovvio eh, vi metto a il link nella chat grande ragazzi Comics. grandissimi eh, altri annunci avete da fare Andrea? no No, direi di no, almeno non so che annunci abbiamo particolari Non, eh, allora, non credo non Se credo. siamo in chiusura io, Se siamo in chiusura Abbiamo parlato di fumetti Posso consigliare due fumetti belli? Vai. Sì, magari dopo tutti cioè, i Uscite più. e compratevi dei fumetti Compratevi Monsters Davvero, di Marjorie Liu e Sana Takeda Perché è la serie più bella Che stanno pubblicando in questo momento F Americana, in assoluto E Procuratevi assolutamente Descender di Jeff Meyer, che è un'opera di fantascienza geniale, bellissima, disegnata da paura, meravigliosa. Qualunque cosa di Limair va bene, Descender in particolare. Punto. Almeno scoprite che non c'è solo merda tra i fumetti, anzi ci sono delle opere davvero, davvero belle. Assolutamente. Luca, Oscar. vai. Vabbè, a questo punto io rilancio, sta per uscire in Italia 3 che è uno dei primi fumetti filippini. Uh, che vengono pubblicati quindi se vogliamo anche scoprire il mercato di, di veri sicura... perché l'italiano il filippino di chi è il filippino che mi viene a fare le pulizie no, <ride> no il filippino ti fa il fumetto lo leggerò sicuramente. sicuramente quindi 3 è un altro fumetto che a questo punto consiglio certo. recuperatevi Blacksad perché quello appunto assolutamente quello sì che parlava di vere tematiche del se razzismo se vi piacciono i disegni di Zoran c'è un kickstarter in corso per tradurre il loro mh, Memento Moi, che è un lavoro che ha fatto con l'autore Serbo Daniel Bizzi eh, in inglese. Abbiamo messo il link sulla pagina ieri, quindi andate a vedere anche le se volete contribuire, perché anche, è bello vedere che anche l'Est Europa si sta sviluppando con i fumetti e è un onore sapere che noi italiani sì. con la Bonelli li abbiamo ispirati, Quindi dai e giù. Il nostro canale YouTube si chiama Crisis in Comics, ma lo usiamo veramente poco, ok? Diciamo Lui, la, la pagina Facebook sì. è la vostra principale. Facebook principale, Instagram e YouTube molto poco, ok? Però da, da Facebook linkiamo tutto. Luca. Okay. Detto questo, ragazzi, eh, noi... Una, una morale di questa... Linea. La morale. La morale è che settimana prossima cercheremo di fare sia il video sullo sbattezzo, che è il quarto della serie Massoni... ah. Eh. Okay. Non ci crede neanche Riccardo, lo faremo. Questa è la morale, okay. Basta. no? La morale è non credete quando vi diremo di farlo, perché sono tipo due mesi che vi diciamo anche così. anche Che crede il contrario di battezzarsi esatto. cioè, Fa bene male. <ride> Molto bene. No, vabbè, però Luca una chiusura su, sul tema che ti sta. Che una chiusura tanto. sul tema. Penso sinceramente, sinceramente, che questo modo di fare sia totalmente deleterio per la vera. Inclusività, che poi neanche mi piace come termine, inclusività, ma per la vera normalizzazione di tutte le differenze delle persone. Con normalizzazione non intendo imporre il pensiero normale, ma far sì che ognuno nel suo modo di essere viene accettato come normale che sia. E perché quello che capita è, innanzitutto, infastidire chi, per esempio, ha una posizione neutra, eh, si, si sente strappare qualcosa e se ne sente imporre un'altra, e questo crea dei nemici. Quindi questo modo di fare crea nuovi nemici. I nemici che già c'erano, che erano quelli già incazzati, si incazzano, incazzano il più. doppio e di certo non certo. cambiano idea. Chi invece viene preso a questa maniera viene trasformato in un token e abbiamo tanti youtuber donna e tanti youtuber anche di colori incazzati con Netflix incazzati, con Amazon incazzati, con i, i fumetti anche omosessuali che si sentono tokenizzati, cioè darsi sto contentino, appunto la checklist di cui parlavi, no? Allora, il nero ce l'ho, cioè certo. Dico quest'ultima cosa che fa super Beh. ridere, proprio eh, la saga di Capitana America attuale che sta venendo disintegrata da tutti perché la trama, la Looney Tunes è che hanno rubato lo scudo di Capitana America e lui lo cerca facendo un road tour per le varie città d'America e ogni città incontra... Un eroe ispirato da Capitan America, un eroe senza poteri, però che è convinto di essere figo. Il primo è il Capitan America gay, e io, per, per non essere di parte, ho chiesto agli amici gay che hanno detto: È una cagata, mi fa schifo. Anche a me l'hanno Il secondo è il Capitan America Strong Woman of Color. E poi gli ultimi due sono veramente dal, dal ridicolo all'offensivo. Il Capitan America è indiano d'America, e le comunità eh, non americane, eh, di nativi, hanno detto: non vorremmo mai uno dei nostri vestiti con i colori di quelli che ci hanno massacrato. Cioè, possiamo combattere per voi, ma sicuramente non condividiamo la vostra bandiera. E l'ultimo, che vuole fare più video di tutti, è il capitano America, la ragazza filippina, abbiamo parlato sulla pagina, no, solo ho... che il suo nome ah, è Sì, l'ha trollata! Il suo nome è Ai e Ari in filippino vuol dire scroto. Quindi andiamo. Gli hanno dato i filippini hanno trollato gli americani, il consulente filippino perché erano No, il eh. punto è che il cognome vuol dire eroico, quindi non può essere un caso, ma avete un'altra idea? Scroto eroico abbiamo scroto eroico che è l'eroico e gli hanno dato secondo me il colpo di grazia così io dire. non so cosa dire ragazzi cioè immaginate una cosa del genere immaginate volere essere inclusivi e creare poi puttana scroto eroico, eroico. io no, no, no non lo so io era era la, era la era sapevo scroto eroico credo era che scroto davvero. eroico sia la miglior chiusura che potevamo avere okay. per questa quindi dieta. no quest, questo modo di fare tot... ammazza il mercato ammazza la diversità dà fastidio alle minoranze perché si sentono organizzate dà fastidio ai neutri perché si sentono strappati di qualcosa perché non, non, non aggiungi tu toglia quello e glielo imponi con la forza fai incazzare esatto. il doppio quelli già incazzati e poi in tutto questo è merda sta veramente smettete di considerare una cosa assurda e uh, straordinaria essere gay è una cosa normale quindi oh. non voglio, nessuno vuole un eroe, perché è gay lo vuole perché ha poteri storia background nemici interessanti poi questo è una gay, di gay bianco non Devo ce ne frega un cazzo, cazzo. deve figo, okay? voglio deve sapere se c'è Thanos davanti a te come puoi batterlo non, me non eh, con lo zaino magico sicuramente la risposta è non è inculandolo e quindi, <ride> e quindi <ride> Magari facci vedere, facci No, uno. no, no, non fai, Facci no. vedere Thanos. No, no. Thanos. Dai, un tasto. Vabbè. No, no, no. No, questo no, è no, quell'altro, no. è sbagliato. dov'è? è, dov è, dov è, dov è, oh, è racconto, se un tizio. No, oh no. ce l'abbiamo Thanos. Eh, ecco eh. Secondo Vabbè, me forse, forse con eh, questo ragazzi. funziona. Secondo me, secondo me magari forse sì. Stai quasi una diretta seria fino a un secondo esatto. fa Vabbè. Eh Va vabbè. Bene, Io direi ultimo Giorgio Gio Meme. E chiudiamo, Giorgio Gio Meme. C'ho Gio Gio Meme. Gio Gio Meme questo, <ride> ecco. <ride> no! e poi abbiamo. Arrivederci. Arrivederci. Quanto oh, è bello! Arrivederci, <ride> buccanati. Veo brojo. Va bene, bene. allora oh! andiamo in chiusura con la nostra sigla. Momento ride, eccolo qua. Mm. La sigla. Oh, 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 oh. allora la sigla visto che abbiamo parlato tutta la sera di inclusività eh, durante la sigla facciamo il ride ad abicocca Oh dai che sta facendo una live interessante quando arrivate nella chat di abicocca scrivete ciao da wannabe buddha ok che ricordiamo da Bicocca è nato il mio nome da psicosettarologo, cazzo banano. Cazzo banano. E ricordiamolo. La Lord di vuole la cazzo banano. Mi raccomando, Ciao da Wanna. Ciao da Cazzo Banano. Ciao da Cazzo. E viva le scimmie aliene. Ok. Ciao da Cazzo Banano e viva le scimmie aliene. Va bene, sono successe delle cose. Sì. Volete giocare al dottore? Io avvio il raid. Vai Oh, Ciao dai. da cazzo banano E viva le scimmie aliene Ciao da cazzo banano e viva le scimmie aliene 3, 2, 1 Avvia il ride Fatto oh. ride dovrebbe essere partito Sì Vediamo se è tutto è regola Sì è partita Ciao non Bene ragazzi, grazie di essere stati ospiti qui da noi stasera. Grazie a voi di averci invitato. Grazie eh, a voi. Assolutamente, siete benvenuti per le prossime. Assolutamente. Ci, Ci sono ancora milioni di cose di cui parlare, purtroppo. Quando... Purtroppo. 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 Assolutamente, assolutamente. Ma che cose belle, dai. Sì, sì, dai, anche cose belle. tempo ricordiamo ai nostri ospiti che questa eh, sigla ce l'ha fatta Christian Ice e state sentendo cantare il cantante dei Nano Warriors assolutamente Steve. fantastici grandi fan di entrambi eh, quindi assolutamente poi anche su Amazon Prime quindi ora la, la userò in negozio con Alexa è in, proprio inizio a dire a Luca Tadaka è il gruppo, gruppo di, di... Voglio fare il che qui ci sono degli oh. uomini che amano le proprie missioni oh. corporali così ci accontentano, gli diamo la caravella e forse stanno zitti buonanotte buonanotte live di buon abibuddo nell'orecchio cyberpunk 2077 guinness sghiacciata ma che cazzo mi ammazza di casi umani ne trovate a pazzi Fogli su fogli Ragazzi Fogli Fogli su fogli Ci hanno cominciato a mandare Studiare i tarocchi è un conto Fare letture in libreria È un altro conto Perché? Dopodiché iniziamo a inviare proprio un amore incondizionato A questo oggetto di geometria sana. Ma che cazzo mi ammazza